Stamattina abbiamo parlato di startup in genere. Una delle cose che abbiamo scoperto è che ci sono delle startup che hanno tipicamente delle competenze tecniche molto forti, dove peccato che poi gli mancano le competenze un po' più di tipo economico, quelle un po' più di tipo legale. E piuttosto che c'erano un sacco di informatici che oggi sviluppano un sacco di software su Big Data Analytics, avete mai sentito parlare di questa cosa qui? Che però se non lo fanno con la capacità che hanno i fisici di definire dei modelli, magari poi implementano dei software che da un punto di vista poi di risultato che danno non sono fantastici. Quindi lo spirito di questo tipo di workshop è quello di creare veramente una cross-contaminazione tra me e voi, il giusto. Io sono venuto qua oggi, ci sarò anche domani, poi non so quando mi rivedrete, però tra di voi vi rivedrete, perché siete fisicamente tutti vicini, quindi questa cosa veramente vi invito a non perderla, questa occasione che abbiamo creato. Poi con le 3.300 persone, perché stanno crescendo, mi dicono, dalla regia in streaming, è un po' più difficile. Partiamo? Perfetto, allora buonasera a tutti, sia alle persone presenti in aula che alle persone presenti in streaming. Io mi chiamo Danilo Mazzara, lavoro in Accenture, che è una società di servizi, consulenza, information technology, outsourcing. Ci lavoro dal 1998, sempre seguito temi legati all'innovazione e alle strategie di crescita. Ho lavorato per 10 anni nel settore bancario e da 4 anni seguo il settore delle scienze della vita. Scienze della vita significa aziende biofarmaceutiche, tecnologie mediche e biotecnologie, e seguo anche ovviamente il mondo legato all'ICT. Faccio il coach per una serie di iniziative, quindi sono coach di alcune start-up nei settori che conosco, quindi grazie intanto di essere venuti qui questo pomeriggio. Allora, una delle cose più importanti quando si fanno delle nuove iniziative è cercare di avere una visione un po' più, tra virgolette, a 360 gradi su cosa sta accadendo nel mondo. Quindi l'obiettivo di oggi pomeriggio è cercare di darvi una panoramica di quello che effettivamente sta accadendo nel mondo, quindi di quali sono trend di tipo emergente, che tipicamente sono delle cose che ci si aspetti che le persone, soprattutto quelle che magari hanno l'ambizione di fare impresa partendo da una idea innovativa, sappiano, perché sono le cose con cui da l'indomani ci si scontra sul mercato. Nello specifico parleremo di 4 cose, quello che noi chiamiamo il multicolor world, poi vedremo anche di che cosa significa, quali sono le nuove tecnologie che stanno emergendo. Qui ci aiuteranno i colleghi magari dell'informatica a declinarle meglio, magari i colleghi laureati in fisica che ci aiutano a capire qualcosa in più su questi nomi tipo Big Data, Analytics e quant'altro. Come sta evolvendo il consumatore qui da un punto di vista veramente globale? Qual è il ruolo delle nuove tecnologie? Diventa importante. Qual è l'impatto poi su come tipicamente le imprese, che siano consolidate o che siano nuove imprese ad alto potenziale di crescita, poi si attrezzano? Tutto chiaro? Quindi di cosa parleremo? Di 4 cose, che sono: 1, quali sono i trend che stanno impattando veramente il mondo; il secondo è come il ruolo delle tecnologie diventa sempre più importante; 3, come cambia il consumatore; 4, come quindi devono cambiare le aziende per far fronte a questo tipo di risposta, e poi vabbè delle conclusioni. Io dovrei parlare fino alle 18, quindi direi che fra un'ora ci facciamo una pausa, che mi sembra di 10 minuti, interrompetemi subito se ci sono delle cose che non sono chiare. Allora, prima di parlare di trend, vorrei farvi qualche domanda. Quindi cominciamo da... Allora, secondo voi, quali sono i trend che stanno oggi cambiando il mondo? Qualcuno ha letto il giornale oggi? Ieri? Ieri? Cosa diceva il giornale di ieri? Decreto legge? Che contiene questo decreto legge? C'era un po' di tutto, dalle riforme dal punto di vista lavorativo,
incentivi per l'imprenditorialità, quindi okay. di conseguenza era molto volto, diciamo, a favorire chi voleva fare impresa, soprattutto, diciamo, per i giovani, no? Quindi forme di incentivazione, diciamo, giovanili per chi vuole fare impresa. Ok. Diciamo, mi ha colpito molto anche il fatto, insomma, degli sblocchi, dei finanziamenti riservati appunto per la nascita delle nuove imprese, quindi okay. forme di finanziamento che hanno sbloccato. Poi qualcos'altro, secondo voi, che sta succedendo nel mondo? Com'è? I disordini in Turchia. Perché sta creando tutto questo tumulto il fatto che ci siano dei disordini in Turchia? Perché è una nazione che cresceva molto. Aspetti, aspetti, guarda, mi ha detto una cosa, che una nazione che cresceva. Che cresceva molto. Poi? Qualcos'altro che avete letto sui giornali di recente? Qualcos'altro avete letto di recente nei giornali? Il bando delle imprese innovative, poi? Gli Stati Uniti è stato messo sotto, come dire, c'è un piccolo scandalo, anche se poi c'è questo scandalo, perché c'è un'operazione di raccolta dati da parte dell'amministrazione americana sulle indicazioni all'interno del paese, e nonostante questa attività sia stata documentata all'interno del Consiglio della Camera, quindi in realtà non è illegale, ovviamente, perché era stata informata la Camera, la dimensione della raccolta dati è preoccupante, diciamo. Ok. Altro? Si è parlato di una specie di... Permettete che tolga la giacca, vero? Caso, diciamo, Watergate. Ok. Pseudo Watergate, anche se è stato gonfiato molto, secondo me, dall'opposizione. Altro? Primavera egiziana, tunisina, eccetera, c'è stato internet come fattore scatenante, cioè quindi un cambiamento della diffusione delle notizie e degli strumenti che diffondono le notizie e che fanno opinione. Ok. Cosa che in fondo è successa anche in Italia con quello, diciamo. Assolutamente. Altro? Come? L'amministrazione americana vuole dare le armi ai ribelli siriani. Qualcosa, diciamo, per stare nella zona. Qualcosa adesso un po' più legato magari a dei trend un po' più sociodemografici. Calo dei consumi, poi? Quanti siete qui oggi? Ecco, e mi dite, possono alzare le mani le donne? Il 75% dei presenti sono donne, che cosa significa? Secondo voi, se avessimo fatto questo tipo di intervento 30 anni fa, quante donne avremmo trovate in quest'aula? Quindi, qual è un'altra cosa? Oppure, più che parità, il genere. Eh? Quindi la diversity. Una cosa che mi ha colpito oggi, quando sono venuto, con chi ero in macchina? Dov'è? Con lui. Cos'è che ti ho detto? La prima cosa che mi ha colpito quando eravamo in macchina, qual è stata? Sui parcheggi che ti ho chiesto, che ti ho detto? Sui parcheggi. Fotovoltaico. Siamo arrivati qua, sì. Il fotovoltaico. Poi, qualcos'altro? L'aumento delle tasse che fa chiudere i negozi.
l'aumento delle tasse che fa chiudere i negozi, sì, magari qualche trend un po' di tipo globale, perché magari in Irlanda non hanno problemi di tasse. Rispetto a quello che succede per esempio in Asia, in India, c'è una crescita, stanno cambiando gli equilibri mondiali, insomma, mi sembra... Stanno cambiando gli equilibri mondiali. Poi? Chi è che c'ha dei nonni a casa? Può alzare la mano? Chi è che c'ha nonni? Alzate la mano, alzate la mano. Mano? Mano? Se avessi fatto questa domanda 30 anni fa a delle persone presenti, quanti avrebbero alzato la mano? Quindi un'altra cosa che sta succedendo complessivamente, soprattutto nei mercati maturi, qual è? L'invecchiamento della popolazione. Invecchiamento. Allora, metto da parte questi due, perché poi parleremo del ruolo delle nuove tecnologie, e quindi come per magia vi faccio vedere quello che noi abbiamo chiamato il multicolor world, ovvero un mondo che sta andando in una direzione che è fatta di tanti colori. C'è il colore dell'oro, perché ci sono le economie emergenti che stanno crescendo di più. Il vostro collega prima ha detto la Turchia, ma non perché ci sono dei problemi in Turchia, perché era una di quelle nazioni che fino all'altro ieri stava crescendo molto. Il vostro collega cosa ha detto? Le economie dei paesi emergenti. Ecco, questa è la prima cosa che sta accadendo. Ci sono i paesi in crescita, o che non sono più delle economie in fase di sviluppo, sono paesi che stanno crescendo tanto. Silver Age. Vivremo tutti di più a lungo, e se voi pensate oggi come sono i vostri nonni, non sono come i nonni che c'erano 30 anni fa, quindi saremo e siamo persone che vivranno di più, ma vorranno avere una qualità della vita maggiore nel tempo. Il ruolo delle donne. Il ruolo delle donne è diventato e diventerà sempre più importante. Le donne sono quelle che controllano il 75% dei consumi, vengono decisi dalle donne, e sempre più all'interno delle grandi aziende assumono un ruolo chiave per n mila motivi. Green e smart, il green è un trend reale, vero. Il numero di persone che cresce, il numero di persone che abitano la terra sta crescendo esponenzialmente, le risorse sono scarse. Quindi o si cominciano a utilizzare in modo più intelligente oppure finiscono. E quando finiscono le risorse cosa accade? Le guerre per accaparrarsi le risorse. Ok? Chiaro? Proviamo, ce n'è qualcuno che vi interessa particolarmente? Li vediamo tutti velocemente? Parliamo di mercati in crescita. Quelle sono delle stime reali. Questo è come crescono i paesi maturi, vedete a sinistra come crescono i paesi, come vorrebbero crescere i paesi più o meno maturi, quelli che fanno parte dell'OCDE, l'OECD. Parliamo di una crescita attesa nell'ordine dell'1%, crescita dell'economia, quindi prodotto interno lordo, mentre i paesi che, i cosiddetti BRIC, che sono Brasile, Russia, India e Cina, hanno tassi di crescita in media del 5 con punte del 10 sulla Cina. Qual è la prima implicazione di queste cose che ci stiamo dicendo? Che oggi le grandi aziende, se devono decidere dove investire, i loro investimenti li fanno su quelle economie che stanno crescendo tanto. Considerate che ci sono alcuni settori dove per definizione la competizione si gioca a livello globale.
Se voi volete fare delle iniziative che sono legate al mondo delle tecnologie, dell'ICT, dei social media, del digital, la competizione è a livello globale, non è a livello locale. Sui settori delle scienze della vita, prodotti si lanciano a livello globale e si lavora su più mercati. L'Italia è un paese mediamente in crisi, è vero, però è vero anche che quelle aziende che stanno andando all'estero non hanno problemi, anzi stanno crescendo parecchio, e l'Italia ha anche, tra virgolette, delle carte, tra virgolette, da giocarsi, perché sono alcuni prodotti italiani che sono considerati come delle eccellenze. E non è soltanto il settore della moda che tutti conosciamo, quello del cibo, ma anche quello dei macchinari industriali. Anche nel settore delle scienze della vita l'Italia è riconosciuta come un paese che esporta capitale intellettuale e prodotti. Nell'aerospace and defense, qui ci sono un sacco di iniziative che stanno nascendo vicine al polo e al distretto dell'aerospaziale. È ovvio che quei paesi però non sono come paesi maturi, ma sono paesi che stanno affrontando dei cambiamenti che sono socio-economici molto forti, che generano delle grosse opportunità. Chi di voi è mai stato in un paese come il Brasile, la Russia, l'India, la Cina? C'è stato qualcuno? Lei dove è stata? Russia. Di cosa si è accorto? La cosa più evidente che ho notato è stato un divario completo tra l'esterno, cioè quello che si vuole far vedere, e quello che è invece all'interno. Cioè, mi spiego bene. Quando sono arrivata a San Pietroburgo, sono andata poi, sono stata ospitata in un paesino vicino, che rimanendo, diciamo, a guardare solo dall'esteriorità, sembrava fosse uscito direttamente dal periodo del comunismo. E quindi, a parte gli edifici tutti uguali, dove ti ci perdevi, erano anche un po' fatiscenti. Entrando dentro casa, invece, si vedeva un qualcosa completamente di diverso, perché c'era la tecnologia più avanzata, televisori LCD di ultima generazione, e allora lì dicevi: aspetta un attimo, c'è qualcosa che non va. Questo è stato quello che mi ha colpito di più. Qualcuno di voi è andato su qualche paese di quelli emergenti o anche qualche altro paese che non sia uno di quelli? Brasile. Io sono stato in Brasile da novembre ai primi di febbraio, sono stato lì per un mese e mezzo in una città del centro, diciamo. Un'altra città invece giù, Curitiba, a sud, per un altro mese. Erano due colleghi che mi hanno invitato. E, quello che posso riportare è un paese estremamente in crescita. Molte attività edilizia, cantieri legati a mondiali per il 2014, disoccupazione nei settori intellettuali bassissima. Il mio collega mi diceva che i portoghesi, dopo la crisi, si stavano spostando, soprattutto per l'ICT, lui è un professore di informatica, si spostavano in Brasile proprio perché con la facilità della lingua trovavano lavoro. Però anche nel piccolo commercio, nell'attività, diciamo, al dettaglio, io notavo che entravi in un negozietto e trovavi 4-5 commesse che lavoravano lì. In Italia ne trovi una, a stento. Quindi, diciamo, un paese sicuramente molto, molto, molto in crescita. Sono paesi che stanno crescendo, dove c'è proprio ottimismo. Cioè, lo vedi, arrivi lì e vedi che nessuno è preoccupato. Ci sono anche le favela. Cioè, certo. Così come c'è ancora da recuperare un gap importante, però. Però c'è dell'ottimismo, uno, e se voi andate in Russia, visto che abbiamo parlato della Russia, voi andate alla Russia, no, uno non ci pensa, però voi andate a Mosca, trovate, mediamente lì c'è uno sbilancio demografico, ci sono più donne che uomini, mediamente molto giovani, e considerate che le ragazze a 24 anni, a 23-24 già lavorano e mediamente cambiano azienda una volta ogni 2 anni. Mediamente guadagnano bene, sono tutti vestiti benissimo, se voi andate in Russia
non sono solo le persone dell'est che vengono qui, ma anche andandoli via accorgete che effettivamente il tono di vita c'è molto divario, ovviamente, tra ricco e povero, poi vi accorgete che sono delle dinamiche completamente, completamente diverse. Alle 6 le persone smettono di lavorare perché tanto sanno che possono trovare n.000 alternative. Voi immaginate che per tante aziende, per esempio come la mia, che offre servizi e i servizi che offre fondamentalmente fanno leva sul capitale umano, andare a trovare un capitale umano oggi pronto per quel tipo di mercati è difficilissimo. Quindi quella cosa che diceva il collega dicendo che ci sono informatici che ti spostano in Brasile è vero, perché oggi sono mercati in cui c'è la domanda, però nelle professioni tra virgolette intellettuali non si può aspettare 10 anni per averci il laureato in informatica o il laureato in economia o in ingegneria e quant'altro, no? Quindi ci sono tanti flussi migratori verso questo tipo di paesi. Voi immaginate che la crescita attesa in termini di ricchezza globale, il 60% della nuova ricchezza che verrà creata nel futuro verrà dai paesi emergenti. Quindi i paesi emergenti, che non significa solo Cina, India, Brasile, ma significava fino a ieri anche la Turchia, il Messico, l'Indonesia, quindi parliamo di paesi che crescono ma anche di dimensioni mediamente rilevanti, quindi con tante persone che ci vivono, raggiungere il 60% della ricchezza viene da quei paesi lì. Quindi immaginate che tutti quelli che investono oggi stanno investendo da quelle parti. Quando cresce la ricchezza significa anche che il livello di sofisticazione dei consumi si modifica. Quindi nello specifico su quei paesi le persone che guadagnano meno di $5,000 l'anno scenderanno dal 40% di oggi al 20% e quelle con redditi superiori, che significa poi sviluppare una serie di bisogni molto più o meno sofisticati, ma che già li fanno spostare dall'esigenza che è del cibo a quello che diventa la mobilità, quindi la macchina piuttosto che il cibo, cresceranno tantissimo. Quindi questo è il motivo per cui le aziende che vogliono andare a cercare grandi mercati di massa stanno andando da quelle parti. Quindi scendono le famiglie con poco reddito, cresceranno quelle nei redditi centrali, che significa nascita di nuove esigenze di massa legate ai consumi, quali può essere il cellulare piuttosto che la macchina. Quindi non sono paesi che vengono visti più per il fatto che il costo del lavoro è basso e quindi produco lì perché così risparmio, no. Oggi sono paesi che si guardano perché diventano i paesi di consumo di oggi e di domani. Una cosa molto importante è legata al fatto che quelli più ricchi e più spendenti sono i giovani. Quindi se voi andate in Cina, mentre se voi andate nei paesi maturi, per esempio come l'Italia, mediamente la sperequazione del reddito tra la persona più matura e quella giovane è altissima, lì è esattamente il contrario. Quindi sono i giovani che sono più ricchi e che tipicamente hanno anche un profilo di consumo e di spesa che è migliore, piuttosto che saranno tutti digital. Quindi è una ricchezza che cresce, ma soprattutto sui settori dei giovani. Quello che vi dicevo prima, le aziende che stanno andando o che vanno all'estero crescono, non sono aziende che stanno soffrendo, che soffrono la crisi. Conoscete la Luxottica? Chi è Luxottica? Ecco, è un'azienda che sta crescendo tantissimo. La Mapei, conoscete la Mapei? Quella che fa, anche lì, tutti i soldi vengono dall'estero. Settore delle scienze della vita, considerate che in Italia il 50% di tutto quello che viene prodotto di farmaci e vaccini viene esportato in tutto il mondo, e quindi le aziende che attive nel settore delle scienze della vita stanno esportando tantissimo. Un'azienda come Tots, questo per farvi vedere però che
sono rappresentati tutti i settori diversi, quindi partiamo dal settore, quello degli occhiali, il settore dell'edilizia, piuttosto che delle scienze della vita, piuttosto di quello delle scarpe, del fashion. Quindi tutte le aziende che stanno andando fuori o che sono fuori con una strategia chiara non soffrono la crisi in questo momento, anzi stanno crescendo e fanno più profitti. Dici, ma se uno vuole lavorare con quindi le persone che non sono, quindi sui mercati esteri, deve andare per forza all'estero secondo voi? Che può fare da qua? In Italia e vuole cominciare a fare la palestra per capire come sono i gusti, le abitudini di questo tipo di consumatori che sono molto diversi da noi. Che fa? Come? Sì, prima dell'analisi di mercato, per essere anche proprio pratici. Oppure, se invece di farsi un viaggio, che può fare? Manda un curriculum. Oppure la cosa ancora più... Con chi ero a pranzo oggi? Che mi avete detto oggi? Che è arrivato ad aprile, che c'era? Pieno di turisti. L'invita. Ecco. Quindi non è detto, questo per dirvi che le opportunità offerte dall'internazionalizzazione non significa soltanto andare a prendere quei mercati, ma significa lavorare meglio anche quando quei mercati vengono qui. Voi sapete oggi chi sono quelli che spendono più soldi per comprare gadgettistica? E chi saranno domani? I cinesi. Quindi va bene che i mercati globali e quelli in crescita guideranno la crescita, però attenzione, c'è la fortuna che l'Italia è ancora un paese che attrae. E quindi chi, tra virgolette, vuole fare la palestra per capire bene come sono fatte queste persone, come, che gusti hanno, e soprattutto far leva su quelli che vengono qui per farli diventare anche dei promotori del nostro marchio, del nostro brand, può lavorare bene anche in Italia. Certo. Produrre gadget per vendere in Cina, se ci sono gli esci, è un fenomeno, perché quelli di loro non sono i Qualsiasi cosa che viene dalla Cina, insomma. Sì, ma considerate oggi i cinesi. È chiamata cineseria non per niente, no? Quindi, andare a fare cineseria per venderle in Cina, effettivamente è una cosa. Ma infatti non bisogna fare cineseria. Quello che stiamo dicendo è che oggi uno ha due alternative per lavorare con i cinesi, no? O va in Cina a vendere qualcosa, prendendo tutte le precauzioni per non farsi copiare, fondamentalmente, oppure si può già lavorare bene con la comunità dei cinesi che già sono qui, piuttosto di quelli che vengono per turismo. Considerate che... Qui c'è l'olio primo... del Salento, che è l'olio, e quest'idea già uno la sta sviluppando, però poi ci sono delle difficoltà di esportazione in quei posti, perché esportare lì è un po' difficile, bisogna avere una base. Assolutamente, soprattutto per andare in Cina, o sei in grado di sostenere investimenti di 20 milioni di euro, oppure non ce la fai. Voi considerate che il cinese viene in Italia per un motivo, secondo voi qual è? Spendere, fare shopping. Arrivano, vanno negli alberghi 3 stelle, prende, poi a vagonate di pullman vanno in giro per gli outlet. Voi lo sapete qual è la prima destinazione di cinesi in Italia? Quali sono? Armani. Come? Armani. Poi? Franci, ci vuoi aiutare tu che sei una massima esperta? C'è il Veneto? No, perché la prima regione e l'area di destinazione cinese è Veneto. La seconda, la Toscana, se la gioca tra la Toscana e la Lombardia. E poi Milano, per lo shopping, per cui Armani è giusto. E quando arrivano anche a Firenze, vedono un po' Firenze, poi prendono e vanno per gli outlet. A Roma non vanno. Fatto 100 gli arrivi di cinesi, a Roma stiamo all'8%. Considerate che Roma tipicamente intercetta tra il 40% e il 50% dei flussi. Quindi oggi si cerca anche di lavorare meglio su questo flusso di quelli che arriva. Considerate, una persona che arriva qui avrà esigenze di mobilità, intanto ci deve arrivare, però dopodiché spenderà dei soldi, andrà in giro e quant'altro, e si aspetterà un'esperienza un po' più legata a quello che sono i suoi gusti.
Un altro fenomeno che va osservato è quella degli immigrati. Quindi ci sono già più di quasi 5 milioni di persone immigrate che vivono in Italia in modo stabile e duraturo, che hanno i permessi, che hanno gli stessi, che hanno i nostri stessi diritti. Per alcuni settori stanno diventando estremamente importanti. Se voi andate oggi, magari meno qui, però se andate nelle grandi città, nelle grandi aree metropolitane, perché poi tipicamente gli immigrati vivono poi in delle comunità che anche da un punto di vista geografico sono abbastanza identificabili, e quartieri, voi trovate che andate al supermercato e trovate porzioni intere di supermercato in cui si trovano i cibi che tipicamente vogliono mangiare quel tipo di persone. Quindi questo per farvi degli esempi. Ovviamente sono magari delle dinamiche che riguardano più grandi città, quali possono essere quella di Milano, di Roma o delle aree specifiche. In Sicilia, sono andato a Palermo, quindi torno tutti i weekend in Sicilia, questi fenomeni ahimè non ce li abbiamo, insomma. Però in altre città sono estremamente, estremamente rilevanti. Quindi sempre di più accade questo. Considerate che su alcuni settori, io seguo quello delle scienze della vita, quindi immaginate nel mondo del farmaco, di automedicazione, questi qui cioè non hanno neanche la capacità di poter leggere un foglietto illustrativo. E tipicamente vivono tutti nella stessa zona, quindi non sono persone che si distribuiscono. Se voi andate a Milano trovate tutti i cinesi in via Paolo Sarpi, se andate a Roma li trovate vicino alla stazione. Quindi per chi fa attività anche di quello che si chiama trade marketing o street marketing, quindi azioni di comunicazione che sono veramente molto legate al territorio, è anche facile intercettarli. Voi considerate che sul mondo dello spending legato al turismo c'è una guerra, c'è una guerra, perché se vedete i paesi, il primo paese è la Francia, che riesce ad aggregare e a portare più turisti e poi tipicamente li fa spendere nei loro circuiti. Voi avete visto negli aeroporti anche quello di Brindisi, quanto la parte di duty free è bella, carina, perché quelli lì sono punti in cui crei o una vetrina per il tuo brand oppure la capacità effettivamente di vendergli qualcosa. Quindi non è un fenomeno da sottovalutare. I cinesi diventeranno quelli che erano i giapponesi tanti anni fa. Vi ricordate, flotte di giapponesi, si mettevano tutti in fila davanti ai negozi, compravano 10 borse a testa perché poi li riportavano in Giappone, perché sono dei dazi che sono molto alti, esattamente la stessa cosa. È vero quello che dice lui, cioè la Cina non è un paese che da domani dico ok, voglio andare in Cina, no. Assolutamente no, è un paese grosso dove stanno facendo investimenti tutti e dove gli investimenti necessari per stare su quei mercati sono enormi. Ci sono rischi legati alla proprietà intellettuale, anche le strategie di ingresso devono essere scelte in un certo modo, con assistenza legale che funziona in un certo modo. Ci sono però dei casi in cui, per esempio, l'azienda che citavamo questa mattina, Sanispira, quell'azienda lì è un'azienda che ha sviluppato questo brevetto, questa tecnologia, il dispositivo da mettere sul naso. Considerate che a Pechino non si respira, e quindi la Cina ha chiesto a questa azienda di esportare la tecnologia e hanno siglato un contratto con il governo, con tutte le tutele che servono. Quindi per dirvi che ci sono, possono essere però alcuni casi in cui l'eccellenza è riconosciuta. Voi considerate che quell'azienda, questa che produce il dispositivo che si mette sul naso, io la seguo perché ne faccio il coach, loro hanno brevettato sia la tecnologia del device ma anche della macchina che lo costruisce, perché sono degli stampi particolari. Però loro per esempio hanno avuto più velocità ad andare in Cina di quanto non riescano oggi ad averne in Italia. Quindi una delle implicazioni, per chi non c'era questa mattina, del mondo che è più globale è che spesso si perde tantissimo tempo in Italia, perché in Italia perdono tempo tutti, mentre gli altri paesi sono molto più veloci.
come diceva lui stamattina, quanti sono dei fondi disponibili bloccati dal 2009? Quindi l'Italia tipicamente un po' per burocrazia, insomma, è abbastanza lento. No? Domande? Domande? No, è tutto chiaro? Era tutto noto? Più o meno qualcosa avete servito? Va bene. Allora, questo era uno dei quattro. Qual era il secondo colore? Qual era che avevamo visto prima? Quello grigio, argento, che era la Silver Age. Lei in che lei cosa studia? E neuroscienze, quindi cosa studiava? Il funzionamento del sistema nervoso centrale per il bello. Ok. Può raccontare qualcosa ai colleghi di quello che ha studiato? Quello che ho studiato io in magistrale è stato abbastanza ampio, per cui andava dal banale funzionamento di come viene trasmesso un segnale elettrico a livello neuronale a poi malattie che possono essere invece coinvolte. Come tipo? Ci può citare qualche malattia? Alzheimer, Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica. Conoscete queste cose? L'Alzheimer, il Parkinson? L'Alzheimer, chi è che conosce l'Alzheimer? Alzate la mano. Sapete cos'è l'Alzheimer? Che cos'è? È la degenerazione di alcune cellule in zone specifiche del cervello, ossia la corteccia e l'ippocampo, che muoiono, principalmente perché viene prodotta una proteina chiamata beta-amiloide che viene overprodotta e che poi produce dei meccanismi tossici. E la perdita di questi neuroni in quelle zone specifiche dà poi i sintomi che si vedono, e quindi la perdita di memoria a breve termine. E poi tutto il resto. Ma è una malattia nuova? Perché oggi se ne sente parlare tantissimo, è una malattia nuova? Assolutamente no. E perché se ne parla di più oggi? Perché la popolazione sta invecchiando. Perché la popolazione sta invecchiando. Quindi non è che l'Alzheimer è una novità, prima la chiamavano demenza senile, probabilmente, no? Sì. Però cos'è l'invecchiamento della popolazione? Vi ho fatto questo esempio per dirvi che c'è una serie di patologie che non è che non sono mai esistite, che finché non campavamo fino a 85 anni, 80-85, non ce ne accorgevamo nemmeno. Quindi oggi quello che sta succedendo è che grazie ai grandi investimenti che sono stati fatti nella prevenzione, nella cura, delle patologie che erano tipicamente quelle su cui si moriva più facilmente, no? Infarto, il colesterolo, cioè oggi esiste una serie di cose che ci consentono fondamentalmente di prevenire o di curare alcune cose e di vivere di più. Questo cosa significa vivere di più? Che andiamo incontro a delle patologie, dei problemi che prima non arrivavano, per esempio l'Alzheimer è un esempio, l'osteoporosi, una n.000 cose, e voi che siete persone che se campano di più come vogliono vivere? Meglio, giusto? Vi faccio vedere delle statistiche. Questo sono il fenomeno dell'invecchiamento della popolazione. Voi immaginate che al 2011, fatto 100 le persone al mondo, meno del 2% hanno più di 80 anni. Nel 2050 saranno più del 4% delle persone al mondo avranno più di 80 anni. Guardate le incidenze su alcuni paesi. In Giappone si stima che nel 2050 sarà più del 16% delle persone con più di 80 anni. È un fenomeno, quello dell'invecchiamento della popolazione, che non è soltanto legato ai paesi maturi. Questo problema ce l'ha il Giappone, ce l'ha l'Italia, ce l'ha mediamente anche la Germania, meno la Francia perché hanno una politica che incentiva le nuove nascite, ma ce l'ha anche la Cina. La Cina ha un problema di invecchiamento della popolazione terribile, tant'è che le proiezioni dicono che il paese che avrà più abitanti al 2050 non sarà la Cina ma sarà l'India.
Guardate la Russia. La Russia è il paese con una delle più basse aspettative di vita. C'è già uno sbilancio tra, ci sono più donne che uomini, e queste dinamiche a livello complessivo hanno degli impatti che sono notevoli. Quindi, perché da un lato ci sono bisogni che sono completamente diversi. Voi fate un esercizio di questo tipo. Chi è che avete qualche nonna o mamma, scusate, che gioca a burraco? Io, mia madre che gioca a burraco, ha 60, quanti ne ha? 62, andate in pensione, tranquilla, gli passa la giornata a giocare a burraco. Se voi prendete, facciamo un esempio dell'Italia, no? Provate a mettere su un asse quante persone ci sono, prendiamo la pensione media, e dall'altro il tipo di stile e di propensione al consumo che possono avere. C'è l'affarino che si schiaccia, fa il puntatore, sì, c'è. Quindi da un lato mettiamo la propensione al consumo, qui mettiamo la ricchezza fondamentalmente, qui c'è l'esempio dell'importo medio mensile da reddito disponibile. Capite che questi signori che tutti chiamano anziani, che pensano che siano, non sono solo le persone che non arrivano a fine mese, che hanno la pensione da 500 euro, assolutamente, perché sono, alcuni sono anche molto ricchi, e sapete perché Mick Jagger è uno che ha 75 anni ma ancora si vuole godere la vita. Ci sono le persone come mia madre che giocano a burraco, quelle che hanno una propensione al consumo maggiore, che vanno in crociera. Ad aprile, chi è che me l'ha detto? C'era, qui era pieno di turisti, stranieri, anziani. Perché sono persone che hanno molto tempo libero, si spostano tipicamente, hanno anche avendo tempo libero, si spostano anche in momenti che sono completamente diversi. Quindi, da un lato c'è il fatto che si allunga la vita media, significa che alcuni settori per definizione si sviluppano di più. Tutto il mondo delle scienze della vita, della salute, del tempo libero crescono perché le persone vogliono vivranno di più e devono passare il loro tempo. Sempre se qualcuno non ci fa andare in pensione a 70, che va bene. E questo è un primo problema, una prima opportunità. Il secondo problema qual è però? Che per chi è abituato ad avere un welfare che tipicamente copre tutte queste spese, questo welfare non ce la fa più. Perché voi immaginate che se prima si moriva mediamente a 70 anni, oggi se ne mora a 85, vuol dire che, tra virgolette, il welfare, lo Stato, ti deve assicurare una serie di coperture per 25 anni. Che non è soltanto la pensione, ci sono tutte le coperture sanitarie, assistenziali, a cui vanno incontro questo tipo di persone. E quindi per definizione, insieme a un welfare che è solo pubblico, ci sarà forse qualcosa di privato, ma sentite che si parla sempre, sempre della necessità di dover ristrutturare il welfare, perché se tutti viviamo mediamente di più, è ovvio che con quel tipo di costi non sono più sostenibili nel medio-lungo termine. È vero che tanti stanno a casa, leggono, badano alla casa e quant'altro, altri invece sono molto attivi, hanno un profilo di spesa che è estremamente aggressivo e consumistico. Voi considerate che uno dei motivi per cui c'è stata la bolla negli Stati Uniti, nella crisi del mattone, era stata legata al fatto che tutte queste persone, i baby boomer, quindi quelli che avevano accumulato patrimoni durante gli anni della crescita, anni 60, sono andati tutti in pensione e sono trasferiti tutti in Florida a comprare le case in Florida, perché stanno, 6 mesi l'anno stanno lì. Quindi quando è inverno da loro si spostano e vanno tutti in Florida, e questo è uno dei motivi che ha creato la famosa bolla. Quindi se è vero che questi si invecchia di più, ripeto, ci sono due esigenze: da un lato c'è chi deve arrivare a fine mese, ma dall'altro ci sono quelli che vogliono godere la vita di più. Godersi la vita di più cosa significa? Più si cresce, più si andrà, ci sono delle patologie, quindi vedete come sono cresciuti tutti i cibi nutrizionali, quindi quelli che ti aiutano a tenere sotto controllo il colesterolo. Adesso avete visto la pubblicità del Danaos, quello è un prodotto che serve per l'osteoporosi, anche quella è una patologia che tipicamente arriva quando si è un pochino più avanti. Le crociere,
è uno dei segmenti in questo momento del turismo che sta crescendo di più, quello delle crociere. Sapete cosa sono le lifestyle drugs? Sono tutti i farmaci o le terapie che aiutano a migliorare la qualità della vita. Quindi pensate a tutti i prodotti multivitaminici che servono per stimolare di più il cervello. Sapete cos'è il Viagra? Ovviamente, cioè se uno campa fino a 70 anni, come dire, no? Vuole campare e godersi veramente la vita. Considerate che il Viagra è abbastanza noto, ma non c'è solo il Viagra, c'è dietro al mondo della non disfunzione erettile, ma della disfunzione erettile legata all'età, si sono sviluppate tantissimi farmaci. E oltretutto il Viagra adesso scade il brevetto e quindi ci si aspetta anche che abbatteranno i prezzi. Pensate tutta la parte legata alla cosmetica della donna. Considerate che avevano fatto Viagra e detta anche la pillola blu, per chi non lo sapesse, ma hanno fatto anche la pillola rosa, che è stata stoppata, di cui non è stata autorizzata l'immissione in commercio, però è stato fatto anche un omologo del Viagra per la donna in menopausa, che dopo la menopausa, prendendo questa pillola, può avere, tra virgolette, una vita sessuale diversa. Avete visto l'ultima campagna, forse qui meno, tu l'hai vista? Quella su eiaculazione precoce, parla col tuo me, ecco. Ah. Com'è? Anche qui? Come? No, perché io non l'avevo vista, sono andato a Firenze, l'ho vista la prima volta lì. E tutti mi hanno detto, no, ma è piena in tutta Italia, no? Ecco, quello lì è un farmaco che viene prescritto dal medico che aiuta quel tipo di disfunzioni. Questo è il mondo legato alle lifestyle drug. Perché lifestyle? Perché sono farmaci che si prendono non perché ti devo curare un problema, diciamoci la verità, ma perché ti voglio fare vivere meglio, voglio aumentare la qualità della vita. Burracoonline.com, ci sono 2,5 milioni di iscritti, mi sembra, su questo sito, e mediamente sono persone più mature, quindi non pensate che, questo per dirvi che la persona anche più matura utilizza le nuove tecnologie nella misura in cui con le nuove tecnologie trova una risposta pratica e concreta. E se io avessi detto a mia madre, guarda mamma, mi trovi in streaming su Arti pur di vedermi, no? Si sarebbe collegata al computer per guardare suo figlio, insomma, per dirvi che le tecnologie, se sono vicine, aiutano le persone più mature a risolvere un problema loro pratico, reale, è così. Io tutte le volte che la chiamo, fa un torneo o sta giocando a Burraco Online, cioè, è vero, insomma. Domande su questo mondo dell'aging? Tutto chiaro, era tutto noto? Voi pensate, vai, scusami, qualcuno? Potrebbe essere legato anche al fatto che sono proprio le donne che entrano di più nel mercato del lavoro e quindi c'è anche la difficoltà di conciliare vita privata e lavoro, quindi si fanno meno figli. Ok. Però si vive di più. Il fatto che sono due fenomeni indipendenti. Il fatto che si fanno meno figli non è detto che poi si vive di più. Sì, quello sì. Mm. Però non c'è un... Che non c'è ricambio? Assolutamente. Sì, ma poi parliamo anche della donna. Sulla donna c'è un capitolo ad hoc. Che pensate? Il 75% di donne qui, non ci mettevamo proprio 4 slide dedicate alle donne? No, volevo... Dimostrato che nei paesi, per esempio del nord Europa, tipo la Svezia, dove ovviamente il tasso di occupazione femminile è tra più alti del mondo, c'è il maggior tasso di fertilità. Che noi in Italia facciamo 1,23 figli per media invece di 2,2, per cui è tra i paesi con il maggior tasso di fertilità. Dunque è un discorso diverso. Il fatto che dunque che la donna lavori non vuol dire che può essere, cioè questo vale in Italia ma non vale a livello generale.
Comunque le politiche, ci sono, è un po' più legato alle politiche che vengono date a sostegno della famiglia. Quindi se tu vai in Francia, dove al terzo figlio non paghi più tasse, capite che si crea l'incentivo a fare dei figli. Considerate che paesi che hanno anche una politica un po' più inclusiva rispetto agli extracomunitari, che tipicamente sono quelli che oggi fanno più figli, hanno anche ridotto il gap demografico grazie alla piena integrazione anche degli immigrati. Il fatto che viviamo di più è legato al fatto che obiettivamente da un punto di vista della medicina veramente sono stati fatti dei balzi avanti, tanti, perché ci sono delle patologie che fino a 30 anni fa ci si moriva perché ti veniva l'infarto, che oggi effettivamente grazie a prevenzione, a farmaci che, come dire, evitano le complicazioni, effettivamente non si muore più come si moriva prima, per cose più o meno futili. Considerate che se voi andate in Russia l'aspettativa di vita è 15 anni in meno di quella che c'è in Italia. La prima causa di morte sono gli infarti, la seconda l'ulcera. Nei paesi maturi come l'Italia la prima causa di morte è quella, ma poi c'è il cancro, nel senso anche il tipo di patologie estremamente diverse. Quindi effettivamente la medicina ha fatto dei passi avanti da una parte, quindi a togliere i motivi per cui potenzialmente si può morire, uno. Considerate anche che noi abbiamo sempre avuto storicamente, l'Italia ma anche tanti altri paesi in Europa, anche una politica di welfare che era anche quello che pagava e quindi rendeva disponibile questo tipo di terapie mediamente a tutti, e questo effettivamente ha aiutato. Quello dell'aging è un fenomeno veramente grosso, perché voi dovete immaginare che da là ci sono persone che vivono di più e che vogliono vivere meglio. Chi tipicamente copriva i costi legati a questi signori che dovevano vivere di più, che è lo Stato, che soldi non ne ha più, e questo sta creando degli impatti anche sui più giovani. Perché se voi immaginate che tipicamente il ciclo, chi è che c'ha, quanti anni avete in media? Dai. Sulla trentina? Voi considerate che per la generazione, io ne ho 39, quindi non valgo, però se ne avessi 49, io oggi avrei la classica situazione dei genitori che lavorano, si sono comprati la casa, poi se ne vanno in pensione, prendono la liquidazione, con i soldi che prendono di liquidazione, con la bella pensione ricca, quello che rimane lo danno ai figli che ci comprano la casa. No? Questo è il tipico modello che c'era fino a 5-10 anni fa. Oggi non c'è più, perché oggi un genitore che va in pensione deve dire: aspetta un attimo, io devo campare altri 20 anni. Per questo vi dico che il fatto che i nostri genitori vivano di più ha degli impatti su di noi, sui più giovani, perché la prima fonte di reddito per un giovane è quello dei genitori. Cioè la prima casa uno tipicamente la compra perché ti danno una mano i genitori. La seconda casa la compri quando, ahi noi, muoiono i genitori, prendi la loro, la vendi, prendi dei soldi, insieme alla tua che vende ne compri una ancora più grande. Ma era così il ciclo, eh? Oggi non è più così. Perché i nostri genitori vivranno di più, e quindi andranno incontro a una serie di complicazioni che sono, non complicazioni, dovranno continuare a vivere. Ed è così. Quindi è tutto nelle nostre spalle, diciamo. Domande su questo? Soprattutto chi fa, lo dico a chi fa i CT, ma non solo. Su ambient assisted living, cioè tecnologie appunto che non sono solo biomedicali ma anche del ICT, per facilitare, diciamo in qualche modo aumentare, rendere più intelligenti gli ambienti domestici, una domotica orientata verso le necessità degli anziani.
quindi che avrà sempre assolutamente più domanda. Next, ora parliamo di She Factor, va bene. Questa è chiara, voi lo sapevate questo? Che in mercati maturi, come per esempio negli Stati Uniti, l'85% della spesa dei prodotti di largo consumo lo fanno le donne. Che le donne decidono per l'85% della spesa nei prodotti di largo consumo. Non è una sorpresa. Voi conoscete un uomo che compra la casa senza che la moglie non sia d'accordo? No. Conoscete un uomo che compra una macchina senza che prima si... Sì, forse già sulla macchina un po' meno. Però la donna influenza tutte le decisioni di spesa, tutte. Chi è che c'ha più di... Chi è che ha 35 anni? Lei ce li ha 35 anni? Qualcuno si ricorda Denim Musk, che era un dopobarba? Ecco, lui se lo ricorda, no? Era un dopobarba famosissimo che aveva questo claim, era Denim Musk per l'uomo che non deve mai chiedere, no? E c'era la camicia jeans che si apriva, pettorale, questa mano della donna che entrava dentro, no? Voi considerate che 30 anni fa il dopobarba dove si comprava? 30 anni fa il dopobarba? Oppure? Non al supermercato, lo compravi la bottega, lo compravi in tabaccheria dove compravi la lametta Bic, ci trovavi anche la schiuma da barba e il dopobarba. Quindi il canale era prevalentemente maschile, quindi questo senso di viralità del prodotto aveva un suo senso. Quando invece tutti questi prodotti della personal care si sono spostati invece sul supermercato, chi è che va al supermercato tipicamente a fare la spesa? E quindi secondo voi quel prodotto lì che diceva per l'uomo che non deve mai chiedere, non l'ha più comprato nessuno. Quindi per dirvi che, ve lo porto come esempio, però è estravero. Quindi un prodotto che era posizionato sull'uomo poi si è perso perché siccome è cambiato il canale e tipicamente invece la donna che andava a fare la spesa, quel dopo barba non glielo prendeva mai. Quindi questo è il lato consumi. Immaginate poi lato invece ruolo delle donne nelle decisioni delle grandi aziende in crescita. Tutte le grandi aziende hanno programmi di diversity management, quindi di gestione della diversità, di inclusione. La nostra è un'azienda globale, abbiamo un programma di diversity che è estremamente avanzato. Diciamo la donna l'abbiamo già superata noi. La donna l'abbiamo già superata, noi adesso andiamo di gay, cioè il nostro problema, cioè oggi la nostra, noi non abbiamo più, come si chiama il nostro capo che se ne occupa, gay, lesbian, integrator, no? Esatto, noi abbiamo l'LBGD, quindi per un'azienda come la nostra la diversity non è dare garanzia alle donne, per noi già è dare garanzia magari a chi ha gay. Esatto, quindi per dire. È un segmento che deve essere rispettato perché entra nella diversity management. Transsexual, quindi siamo già proprio... Quindi per dirvi che questo tema della donna è veramente in crescita, da un lato perché è quella che decide come si spendono i soldi, dall'altra perché anche le donne hanno sempre più importanza nella decisione nelle decisioni di investimento. Non è poco, considerate che le donne sono molto diverse dagli uomini, cioè la donna mediamente è una persona che lavora, deve badare una famiglia, è molto più pratica, concreta, più decisionista, se va via dal lavoro è perché a casa deve fare tante cose, quindi se tu interagisci nel mondo del lavoro con una donna devi sapere che lei oltre a stare lì a lavorare deve poi gestirci la complessità
la complessità della casa, quindi anche da un punto di vista di gestione delle interazioni all'interno delle grandi aziende ci sono delle cose che sono molto 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 diverse. Voglio aggiornare questa slide. Sì. Aggiungere un nuovo trend. Com'è? Aggiungere un nuovo trend sul lato sci. La donna breadwinner. La donna breadwinner, che cosa sarebbe? Perché lei è la nostra. Cos'è che porta il pane a casa? Ah, certo, vero è. Ci sono, in Italia ormai sono il 9% delle famiglie dove la donna lavora e è tutto a casa. E l'uomo è rimasto a casa. Il fatto della spesa in realtà potrebbe cambiare e scendere, perché quel 15% maschile potrebbe aumentare, perché ci sono dei ruoli che si stanno invertendo. A Milano ci sono diversi. E in America 25%, ho letto una roba tremenda, perché uno su quattro. Questa... una cosa molto seria, speriamo, legata soltanto alla crisi. Comunque il trend è cominciato, perché cambierà anche la struttura sociale delle famiglie. E quindi io farò il mammo, che non ho nemmeno figli, cioè che devo, faccio il casalingo, va bene. Ecco, quindi va bene. E quindi al di là poi quindi del ruolo della donna, anche sui settori tradizionali l'attenzione al genere è estremamente crescente. Voi sapete che per esempio su per n meno motivi, quando si fanno delle ricerche cliniche per la valutarla per la sperimentazione per esempio dei nuovi farmaci, le donne sono state sempre escluse, salvo che non fossero dei farmaci dedicati alla donna. Perché questo? Perché potevano fondamentalmente, un po' perché ci poteva essere il ciclo che quindi poteva creare degli impatti su effetti collaterali, piuttosto che magari mentre in ciclo di sperimentazione seri in gravidanza ti si poteva causare un aborto, e quindi tipicamente le donne venivano escluse se non strettamente necessarie. E quindi oggi sta nascendo una, diciamo, c'è molta invece più attenzione a quella che è la medicina di genere, perché si dimostra che alcuni farmaci sulle donne hanno migliori sono meno efficaci, e quindi si stanno rifacendo studi clinici che hanno l'obiettivo su alcune patologie, per esempio quelle della in ambito cardiovascolare piuttosto che osteoporotico, di fare dei trial che focalizzano soltanto le donne. Considerate che lei prima ha citato la sclerosi multipla, che è una delle patologie, ai noi, che sta emergendo un pochino di più. Ecco, l'incidenza di questa patologia è tipicamente nel 75% dei casi sulle donne giovani. Quindi mediamente a 20 anni, 75% dei casi donna, sclerosi multipla. Quindi, per dirvi che l'attenzione al genere, ci sono anche dei settori un po' più tradizionali, come quello delle salute, che oggi ci sta mettendo veramente... più che attenzione. I prodotti per le donne sono mediamente diversi, anche se magari partono da dei concetti che sono legati al mondo degli uomini, poi si ripensano complessivamente per il mondo delle donne. Voi considerate la Nintendo, chi è che c'ha la Wii a casa? Basta. Chi è che c'ha l'Xbox? La PlayStation? Mi sta cascando un paradigma. Nessuno ha console di gioco? No, niente. Come? Avete il mare? Ma anch'io c'ho il mare, io tutti i weekend torno a Palermo. Se lei chiede chi è che gioca con Xbox, PlayStation? Però quello delle console è stata una cosa tipicamente molto legata, molto maschile. E anche il posizionamento delle console era ben chiaro e definito, cioè io ne ho 30, per uno come me di 39 anni la PlayStation, per quello invece un pochino più giovane, l'adolescente, era la Xbox. Le donne non usavano la console, salvo casi specifici, quindi Nintendo deve il suo successo al fatto di avere posizionato una console più su segmenti che in quel momento non utilizzavano i giochi, che erano le donne e i bambini molto più piccoli. Quindi si è posizionata anche da un punto di vista di posizionamento sul mercato, ma anche di esperienza nell'utilizzo del tipo di... Prego.
di console e di gadget che c'erano attorno, molto più sui bambini più piccoli e sui e sulle donne. Il Venus, vabbè, è un qualcosa che nasce ovviamente da una tecnologia che era nata per gli uomini. Curves è un esempio di una catena di fitness che c'è negli Stati Uniti, ci vanno soltanto le donne, costa molto poco. E Tumi è un brand tipicamente, qualcuno conosce la Tumi? La Tumi è un brand tipicamente maschile per prodotti di business, per gente che viaggia molto, no? E, ecco, questo è Tumi, no? Per dire, è un brand noto, però estremamente maschile. E hanno lanciato una linea apposta per le donne, perché la donna ti lavora sempre di più e quant'altro, no? Quindi considerate, quello è un brand tipico per le valigie, le borse da lavoro e quant'altro, che usano le persone che magari viaggiano molto per lavoro. Nomi sulle donne? Qua. No. Domi? Domande? Qualcosa? Qualche considerazione sulle cose che abbiamo detto? Pensavo che un altro mercato in espansione o comunque assolutamente presente è quello dei bambini, per il fatto che sono viziati, hanno molte richieste, quindi in realtà i genitori sono molto attenti ai loro bisogni per diverse ragioni, magari anche per tenerli buoni, ma è sicuramente un mercato. Cioè, un piatto di pasta equivale a tante calorie, cioè l'inserimento delle calorie in qualsiasi prodotto di genere alimentare, insomma. Ok, qualcun altro, così le raccogliamo tutte insieme? Qualche altra considerazione rispetto ai trend demografici? No. Allora, rispondiamo prima a, non mi ricordo il nome, Francesca. Allora, quello dei bambini è sicuramente un trend, però faccio una premessa. Questi trend, diciamo che sono dei trend più di tipo globale. Quindi diciamo, queste cose che abbiamo visto, le economie che crescono di più, il ruolo della donna che cresce, l'aging e quello che vedremo dopo del green, sono dei trend, dei fenomeni che sono molto, molto globali. Quello dei bambini è un fenomeno che va letto veramente in tre modi diversi, perché da un lato non è un segmento che cresce in termini di numerosità, perché si fanno sempre meno figli, ma è un segmento non in Italia. Quindi quello che succede è che non è un segmento che cresce in termini di minorità tantissimo. Considerate che la Cina è un paese che fino a ieri aveva la politica del figlio unico, quindi solo uno. E anzi, siccome c'è un problema di grossa crescita della popolazione, si sta cercando di contenere le crescite su alcuni paesi, dove per esempio l'India. Quindi non è un fenomeno in termini di numerica, ma quello che dice lei è veramente corretto. C'è invece una componente di spesa dedicata al mondo del bambino che è estremamente esponenziale. Cioè oggi si spende di più oggi per un figlio di quanto non si spendeva fino a ieri per due o tre figli. E se voi vedete anche la parte del mondo un po' più del fashion e della moda, il fatto che esistano delle linee dedicate per i bambini cresce veramente, veramente tantissimo. Oltre a quello dei bambini, c'è un altro fenomeno che non ho citato qui, poi ve lo faccio vedere dopo, che è quello legato agli animali domestici. Voi considerate che se andate negli Stati Uniti, per ogni famiglia c'è mediamente, ci sono più animali domestici che bambini, e quindi tutti oggi spendono un sacco di soldi per gli animali domestici, con tutto quello che c'è attorno. Poi su perché oggi si spenda molto di più per i bambini, perché mediamente non ne ho più tre, ma uno. Vivo mediamente anche un sacco di conflitti di interessi, perché sempre di più
come dire, lavorando, potendogli dedicare molto tempo, sempre più i genitori credono di poter ricambiare, tra virgolette, il tempo non allocato con regali e quant'altro, però effettivamente è un fenomeno, direi, un po' più legato magari a paesi come l'Italia, che non ad altri, almeno come numeriche complessive. Questo è il motivo per cui ho inserito. Però è un target che sicuramente tutti guardano con interesse, soprattutto le aziende che hanno brand di moda forti, hanno riposizionato tutte le linee sui bambini. Considerate il mercato dell'abbigliamento complessivamente fa flat, quello Bimbi cresce tra il 5 e il 15% l'anno, perché effettivamente è estremamente più dinamico. Tema calorie. Diciamo che questa attenzione alla forma fisica c'è, punto. E questo significa che da un punto di vista poi di risposte che cercano di dare le aziende, quantomeno di aiutarti a poter tenere sotto controllo il fenomeno e darti tutte le informazioni. Quindi quella lì può essere una strategia pura di marketing, piuttosto che spesso ci sono anche dei vincoli legali che ti impongono a dire quali sono le calorie che utilizzi, insomma. Però quello della forma fisica è assolutamente un trend più che rilevante, ma è legato al fatto che si invecchia e si vuole vivere di più, al fatto che la donna, che è sempre più non solo una che decide, ma che porta a casa i soldi, ci tiene anche a mantenere la forma in un certo modo, tant'è che quello del business, diciamo, del wellness è un settore che sta crescendo. Quando parliamo del wellness parliamo di tutto il mondo legato ai cibi un po' più nutrizionali, tutto il mondo degli yogurt, tutto il mondo delle palestre e quant'altro. Anche quello è un settore che sta veramente, che è in espansione. Organization per combattere il fenomeno dell'obesità, che comunque è una malattia grave. In America colpisce il 30% della popolazione, ma anche in Italia è una cosa abbastanza seria, per cui dunque le aziende colgono anche questo elemento. In realtà anche quello dei bambini o quello della pet economy sono comunque, come le aziende intercettano questi sottotrend, no? Cioè quello di cui Danilo sta parlando sono in macro trend, è ovvio che poi da lì se ne aprono diverse, e le aziende ovviamente guardano questi e vanno poi delle azioni mirate con azioni di offerta mirate, perché loro ovviamente devono capire come catturare nuovi segmenti di clientela, e su questi creano delle offerte che poi dal lato mercato vengono colte immediatamente e il consumo cresce. Comunque poi vediamo magari qualche esempio in dettaglio, ve lo faccio vedere, di trend un po' più piccoli, tipo i mancini che stanno crescendo. Voi lo sapevate che crescono i mancini? Perché crescono, secondo voi? Prima erano forzati, poi l'altro motivo per cui crescono? Non ve lo dico, ve lo dirò dopo. Va bene, green e smart. Qui c'è un sacco di roba, dicono qua dalla regia. Allora, ecco, la prima cosa importante che vorrei sottolineare, soprattutto per quelle persone che cercano di fare cose nuove nell'agribusiness, è attenzione, perché quando si parla di risorse non bisogna pensare soltanto a risorse quali i combustibili, ma bisogna pensare alla prima risorsa, che è quella del cibo, e anche a quella dell'acqua. Questo lo dico perché tipicamente quando si parla di risorse si pensa sempre al petrolio, al gas, al metano, invece no, quando si parla di risorse si parla anche di cibo e si parla anche di acqua. Quello che accade è molto semplice, stante il modo in cui stiamo crescendo e stante il fatto che quelli che crescono sono i paesi
non ancora sviluppati, come abbiamo visto prima, la Cina e quant'altro, l'utilizzo di risorse sta crescendo in modo veramente, veramente esponenziale. Quindi significa che gli investimenti che devono essere fatti per ridurre le emissioni sono notevoli. Oggi non c'è niente di cui che non sia legato alla sostenibilità, alla necessità di contenere il consumo di risorse. Perché noi significa che se siamo 7 miliardi oggi e diventiamo 9 miliardi, la produzione di cibo dovrà raddoppiare. Perché? Perché c'è un fenomeno che da un lato ci sono più 30% di persone e dall'altro che quelli lì che abbiamo visto uscire dalla povertà avranno uno stile di consumo di cibo che è completamente diverso e sarà più vicino a quello nostro. Si stanno già costruendo nuove centrali nucleari. Le emissioni vanno ridotte, immaginate che per ridurre quelle emissioni sono previsti investimenti di 750 miliardi l'anno sino al 2030, che poi dovranno crescere a 1,6 tra il 2030 e il 2050, perché il costo per abbattere l'iesima unità prodotta di inquinamento sarà sempre più alto. Quindi la riduzione delle... la sostenibilità è diventata una priorità per tutti e gli investimenti che stanno facendo grandi città, le città per ridurre le loro emissioni sono importanti. Guardate questa mappa. Il rosso è il 2010, il giallino è il 2020. Cosa vi colpisce di questa mappa? Se la guardate, cosa vi colpisce? Che da tutte le parti stiamo facendo programmi per contenere le emissioni. Peccato che a Shanghai cresceranno il 50%. Quindi da un lato ci sono i paesi maturi che cercano di ridurre, ma ci sono questi signori qui in crescita che stanno consumando, che consumano risorse e metteranno sempre più livelli di inquinamento. Quindi ci sono programmi complessivi di riduzione delle emissioni che sono molto, molto forti. Devo dire la verità, credo che la Puglia sia uno degli esempi forse migliori che ci siano in Italia, perché gli investimenti che sono stati fatti qui per sviluppare le tecnologie alternative nel fotovoltaico e quant'altro sono stati veramente, veramente, veramente importanti. Però questo per dirvi che le risorse sono scarse e ne serviranno di più, che tutti ormai si sono impegnati per ridurne le emissioni e consumare meno risorse possibili. Questo significa che anche dal punto di vista di come si pensano i prodotti o si posizionano i prodotti sul mercato, il fatto di avere un prodotto che sia, lasciatemi dire, sostenibile o che non ti faccia consumare troppe risorse è un elemento fondamentale. Quali sono le risorse? Qual è la risorsa, una delle risorse più scarse che c'è? In generale, quali sono le risorse? Il tempo, quindi avere prodotti che mi fanno risparmiare tempo danno un valore, poi energia, acqua, questo è il Gillette Guard, è un prodotto della Gillette che è stato lanciato in India, è un rasoio fondamentalmente, che si può utilizzare senza acqua. Poi qual è un'altra risorsa scarsa?
Chi è che di voi vive a Milano? Nessuno? Qualcuno di voi va mai a Milano a trovare qualche amico? E dove vive questo amico? A Rho. E dove? In un appartamento? In una villa? Dove? In un condominio? Da solo o in famiglia? E quanto è grande questa casa che c'ha l'amico a Rho? Tipo 30 metri quadri? E se vivesse qui, quanto ce l'avrebbe grande questa casa? Almeno 110. Quindi qual è una delle risorse sempre più scarse? Lo spazio. Una delle risorse sempre più scarse, soprattutto in paesi un po' più maturi, in città un po' più, è quello dello spazio. Quindi io vivo a Palermo nei weekend, vabbè ci sono nato, poi ci vivo nei weekend, ho fatto l'università in Toscana, poi vivo, vissuto a Roma, vivo un po' a Milano, un po' in Svizzera, un po' in Russia. E la cosa che mi crea più confusione è proprio la diversità del concetto di spazio che c'è, perché io quando vado a casa a Palermo c'è una casa di 150 metri quadri, con gli stessi soldi a Milano ce ne compri una ne prendi una di 40, e quindi lo spazio è un concetto che diventa che non è più oggettivo, ma diventa soggettivo. Quindi avere cose che mi aiutano a minimizzare lo spazio diventa fondamentale. Questo qui è il Dyson Cube. Sapete qual è la Dyson? È quella che fa quell'aspirapolvere ad acqua. Ecco, questo qui è un oggetto che fondamentalmente è una robot da cucina con tutti gli oggetti, che si ripiega su se stesso, diventa un quadrato e quindi può essere riposto all'interno di uno scompartimento che è molto piccolo. Quindi per dirvi che aiuta a ridurre lo spazio. Chi è che di voi ha letto a contenitore? Letto a contenitore? Chi ce l'ha? Lei? Lei? Quello che si alza e ci si mettono le cose dentro? Ecco, se voi andate a Milano, chi non ha il letto al contenitore? Perché e non pensate che dal punto di vista tecnologico sia qualcosa di chissà che rivoluzionario, è che prima si era abituati ad avere delle case molto grandi, oggi le case sono mediamente molto più piccole. E quindi c'è molta più attenzione a come sono concepiti i prodotti, allo spazio che ti possono, che veramente possono utilizzare. Perché se tu stai in una città dove non c'è il balcone, figuriamoci se c'è la veranda, la scopa la devi infilare da qualche parte. E quindi considerate che sono dinamiche che nelle grandi città sono veramente, veramente toste. Tu quanti metri quadri hai? Tanti? Ma Monza è già diverso. Già Monza è diverso, infatti. E qualcuno conosce Better Place? Better Place è una startup che forse anche un po' fallita, insomma, che in questo momento non se la gode benissimo, è israeliana. Loro praticamente le macchine a batteria, fondamentalmente c'è un problema serio sulla batteria, perché la batteria è la cosa che costa di più in una macchina a batteria, e la batteria, uno. Punto due, non è che è proprio semplice trovare come ricaricarla, e soprattutto se ti si rompe la batteria, sono costi veri. Considerate che il 50% della Twizy, che è la Renault, la macchinetta, questa batteria hanno fatto, è legata alla batteria. Quindi Better Place aveva inventato questo fenomeno, che è questo concetto che la batteria non la compri ma l'affitti. E quindi il loro obiettivo era creare delle stazioni in giro, prima in Israele, poi in Europa, in cui tu arrivavi in una stazione Better Place e invece di ricaricare la batteria te la sostituivano. Questo che cos'è invece? Cosa vi sembra questa cosa qui? Questa è un'incubatrice fatta con pezzi di automobili. Considerate che in Africa
muoiono tanti bambini, nascono in modo prematuro, e quindi far arrivare in Africa delle incubatrici è una cosa veramente, veramente importante. Peccato che quando si rompono nessuno la sa utilizzare, le sa aggiustare. Quindi questo è un esempio di reverse engineering, quindi loro hanno fatto un esercizio al contrario, hanno detto ok, cos'è che sappiamo aggiustare? E hanno scoperto che l'unica cosa che sapevano aggiustare erano le Toyota, delle Jeep, della Toyota per andare in giro. E quindi hanno creato un'incubatrice utilizzando soltanto i pezzi di una Jeep. Quindi vedete la ruota, la lampada interna e quella del faro della Jeep. In questo modo si sono assicurati la capacità di poter poi manutenere questo tipo di oggetto. Com'è? Ma loro gli investimenti sono tosti, perché significa creare una rete di distributori, fondamentalmente, come se uno dovesse creare dei distributori, quindi probabilmente hanno fatto, considerate che Better Place è nato da una persona che era il numero 2 di SAP, quell'azienda globale, quella che sviluppa il sistema, quindi non era, è nata in Israele, hanno fatto diversi round e di finanziamento, probabilmente avevano sovrastimato la capacità di poter effettivamente creare la rete di distributori, perché poi alla fine il problema grosso è, l'investimento grosso è nel creare una rete di distributori, quindi questa è la cosa su cui si è fondamentalmente bloccato, quindi probabilmente la stima della capacità di mettere in piedi i distributori e di creare poi l'effetto rete, perché poi questi, una roba di questo tipo è come i social media, no? Finché non arrivi a una certa massa critica, nessuno poi te lo guarda. E anche perché secondo me comunque mediamente sul tema dell'auto, come dire, ci sono poi anche delle grosse divergenze su quale sarà il futuro dell'auto, se effettivamente sarà elettrica oppure si va sull'ibrido, oppure se anche le tecnologie a combustibile mediamente consentiranno di abbattere sempre più i consumi di carburante, no? Se voi pensate, il costo della benzina cresce, ma la spesa media per chilometro percorso rimane sempre la stessa, eh? Se uno avesse la possibilità di cambiare l'auto ogni 3 anni, le auto consumano sempre meno, quindi cresce il prezzo della benzina, ma il costo per il singolo chilometro rimane sempre costante, perché le auto consumano sempre meno. Quindi se uno avesse la possibilità di cambiare ogni 3 anni, ovviamente. Quindi, però probabilmente è sulla tecnologia che ancora non ci sono le idee chiare. Domande? Interessante? Qualcosina? Sì? Va bene, 5 meno un quarto, facciamo una pausa di 10 minuti. Le fai 49? Allora, va bene, alle 5 dentro, che poi abbiamo l'ultima ora. Ok, i paesi emersi, va bene. Qual era il secondo? Quindi, silver significa? Becchiamento. Qual era il terzo? Le donne. Il quarto? Il green. Va bene. Va bene. Adesso parliamo di tecnologie. Quali sono le tecnologie emergenti? Allora, prima vi avete parlato di privacy, mi avete parlato di internet, qualche altra tecnologia emergente? Qualche altra tecnologia emergente? Comunicazioni, quindi cosa? Smart? Smart? Comunicazione smart, veloce, più immediata, l'essere sempre presente, il controllo dei telefonini. Poi? Presenti? Interattivi, quindi?
Internet, quindi? iPad. Quindi? Ho finito. Troviamo una cosa che li mette tutti insieme. Lei ha un background, non mi ricordo. Di tipo? Biologia. Biologia. Quindi? Le app. Voi informatici? Comunicazione, informazione. Comunicazione, informazione, app. Ha detto l'iPad, ha detto l'iPhone, il cellulare, internet. Quindi? La smart communication. Voi informatici? Mobility. Quindi mobility. Questo racchiude tutto. Che cos'è la mobility? Che vogliamo stare sempre connessi, tutti attaccati a questa rete da cui si scaricano un sacco di informazioni e vogliamo accedere alla rete anywhere, anytime, sempre da ogni dove, come direbbe, non so se era Crozza o chi. Poi qualcos'altro? Data analysis. Cosa significa scusate, giuristi, cosa significa data analysis? L'analisi dei dati e delle informazioni. È un trend tecnologico, secondo voi? Perché? Perché non consente di avere accesso a tutte le informazioni, quindi stabilire anche i prezzi di mercato, non so, qualsiasi cosa. È un trend tecnologico. Perché c'entra la tecnologia con i dati? Io no, non capisco. Cosa c'entra la tecnologia con i dati? Non con le tecnologie e i dati? No, perché attraverso la tecnologia si può avere facilmente più accesso ai dati. E non usiamo le tecnologie per elaborarli questi dati, non serve? Come? Sì. E con che cosa? Con? Come? Con le risorse umane. La mia chiara fisica cosa ci dice invece? Tu fai fisica di che tipo? Di materiali. Fisica dei materiali. Quindi cosa ci puoi dire? Ci puoi dire qualcosa su questi dati? Tu hai mai fatto analisi dati? Sì. E come li fai? A manella, con la calcolatrice? No, sono dei software. Dei software. Tu sai quanti utenti ha Facebook? Quanti? Quanti? Forse possiamo semplificare e dire 1 miliardo? E tu sei iscritta a Facebook? Quanti amici c'hai? 600 amici. E quante informazioni ci sono tue su Facebook? Quante? Il meno. Quante? 10? Quante informazioni ci sono su di te su Facebook? Quindi 100 per 1 miliardo quanto fa? 100 miliardi. E a manella si 100 miliardi di informazioni. Quindi la tecnologia oggi e sempre più si utilizzerà proprio con la capacità non solo di aggregarli, ma di analizzarli. Poi qualcos'altro? Nanotech, va bene. Rimaniamo sempre nel mondo delle tecnologie. Quindi abbiamo detto c'è la mobilità, c'è un tema di big data, poi l'automazione, poi chi è che ha l'iPhone? Anch'io ho l'iPhone. E ce l'hai quella roba che si chiama iCloud? Ah, sì, ma non la uso. E che cos'è questo iCloud? Non sai cos'è? Memoria virtuale. Cosa significa memoria virtuale? Perché virtuale? Quindi non è virtuale. Attenzione, esiste. Dove sta? Dove sta? C'è. Non è che sono informazioni. C'è qualcosa. Le informazioni che ci sono sul suo telefonino con iCloud, lei schiaccia un tasto e tutta la sua memoria del telefonino, musiche, canzoni, immagini, rubrica, viene trasferita e conservata dove?
In questa memoria virtuale. Non è virtuale, è reale. Vabbè, reale però comunque... Qualche server. Qualche server. Voi sapete quanti server ha Google? Tantissimo. Cloud, cosa significa cloud in inglese? Nuvola. Nuvola. Quindi un'altra tecnologia emergente è il cloud, ovvero la capacità che le informazioni non risiedono più in un oggetto fisico che è il tuo, ma tu hai la possibilità di renderli. Sono archiviati da qualche parte in giro per il mondo e tu ne fruisci via strumento. È un po' tipo il Dropbox. Dropbox è un esempio specifico. Dove tu puoi condividere anche... E cosa serve però per usare Dropbox? Qual è il fattore abilitante per usare Dropbox? La connessione. Che tipo di connessione però? A banda larga. Come? Una connessione... Chi è? Qualcuno si è mai collegato col doppino? Sapete cos'è il doppino? Il doppino. Ma quanti anni avete di media? Posso chiedere quanti anni avete qui? 25? 24. Ah, lei col doppino si è collegata? Non ho idea. Di cosa sì? Uso un'altra parola, il doppino. No, il doppino era quello che si attacca proprio al telefono. Cioè prendevi il telefono. Il telefono. Sì. Perché voi siete tutti i nativi digitali della banda larga. Io esatto. Sono un nativo digitale del... a 56k e quindi se oggi non ci fosse la capacità di accedere alla rete ad alta velocità non potrebbero esistere i servizi di cloud, no? Perché per scaricare giga servirebbe veramente tanto tempo, no? Quindi sono due cose che vanno insieme. Quindi un'altra tecnologia emergenti. Chi è che ha Facebook di voi? Scusa, chi è che non ha Facebook? Lei non ha Facebook. Cioè l'unica con l'iPhone e no, e, allora, in questa stanza è l'unica con l'iPhone ed è l'unica che non ha Facebook. Quindi secondo me trovare qualcuno che ha l'iPhone e non ha Facebook, cioè è statisticamente, che dice fisica lei? È statisticamente difficile. Va bene, ok, faccio un'altra domanda, chi è che ha LinkedIn? Ce l'hai? Sicuro? E Twitter? Solo lui, due. Scusate, alzate la mano quelli che hanno un profilo su Facebook, per favore. Quindi tutti tranne due. Lei ce l'ha, cameraman? Quelli in streaming? Tutti, se no non starebbero in streaming. Però ce l'ha, quindi tutti tranne due. Allora, chi è che ha un account su LinkedIn? Alzi la mano. Tutti tranne cinque. Chi è che ha un account su Twitter? No, solo quattro. Chi è che ha un account su quello delle foto? Clickfr, io no, nemmeno quello. E su Instagram, che è quello che c'ha Instagram. Ecco, Instagram di più. Lei lo adora. Quindi lei non usa Facebook, però è all'iPhone. E scusate, qualche altro social network che non ho... Quale? Pinterest. Chi è che ha Pinterest? No, Google Plus. Blah. Va bene. Quindi fondamentalmente avete, direi, tutti tranne una persona Facebook, tutti tranne quattro LinkedIn. Diciamo, l'altra tecnologia emergente è quella dei social media. Quindi abbiamo detto il cloud, che significa la capacità di storare
e di conservare le informazioni da qualche parte nel mondo, non ci interessa dove. L'importante è che possiamo sempre accedere a queste informazioni attraverso la mobility, quindi la mobilità che ci consente di accedere alle nostre informazioni dal PC, dallo smartphone, mentre siamo qui collegati a un cavo, piuttosto che mentre siamo a mare. Tutta la tecnologia legata ai social media, che non è soltanto quella legata ai social network, ma è le tecnologie che consentono di aggregare persone attorno a una comunità di interessi specifici e farle interagire tra di loro, tutta la parte legata agli analytics e big data. Quindi questo è un mondo che, siccome è sempre più digitale e sempre più le tracce della nostra esistenza sono lasciate nella nuvola e sulla rete, e allora l'utilizzo di tecnologie che aiutano a analizzare questi dati, a prendere delle informazioni, cresce notevolmente. Voi non pensate mai all'Italia, che è un paese che su certe cose è meno voluto di altri. Chi è che oggi mi ha citato privacy? Qualcuno, no? Abbiamo citato la privacy, questo scandalo che negli Stati Uniti alcune informazioni sono state prese dai social network, date per fare delle cose di un certo tipo. Quindi considerate che queste sono tecnologie che esistono, che effettivamente stanno veramente impattando tantissimo la nostra vita quotidiana. Voi guardate l'impatto che hanno avuto i social media anche dal punto di vista politico. Prima, con la prima vincita di Barack Obama, è stata molto legata alla capacità di utilizzare i social media. La riconferma di Barack Obama è stata molto legata alla capacità di utilizzare analytics e big data legate ai profili che c'erano sui social media. Se pensate all'Italia, il Movimento 5 Stelle ha preso il 25%, insomma, che poco non è. Quindi effettivamente sono delle tecnologie che stanno veramente impattando tanto. Quindi cloud, nello specifico, cosa significa? Che sempre di più le aziende e anche le nostre, e noi come persone, tendiamo a conservare sempre meno le nostre cose fisicamente vicino a noi, ma poterle, più l'informazione è più digitalizzata, più può essere conservata altrove. Questo non è poco, perché voi immaginate che per le aziende è un'implicazione forte. Chiunque di voi voglia offrire un servizio a un'azienda, uno, se questo servizio fa leva su tecnologia, software, la prima cosa che deve garantire all'azienda, per come ragionano oggi, è che a questo software che tu dai, che possono usare le mie persone, non lo voglio nemmeno sul mio PC. Voglio accedere via internet, mi dai una user e password e quelle cose le faccio direttamente sul tuo server. Chiaro, avvocato, quello che ho detto? No, lo ripeto? Se io ti do un software, tu puoi decidere, questo software te lo puoi installare sul tuo PC, giusto? Oppure dare a te un servizio con username e password e tu tutte quelle cose che vuoi fare le fai direttamente su internet. Quindi è esattamente la stessa cosa, è una modalità di come tu usufruisci delle cose. I social media penso che sia un fenomeno che conoscete tutti, tranne qualcuno. Comunque sono esplosi. Voi immaginate, giusto per farvi delle statistiche, cioè quanto tempo ci è voluto per arrivare a 50 milioni di utenti? Con la radio 38 anni. Ci sono avuti 38 anni per avere 50 milioni di utenti con la radio, 13 anni per arrivare a 50 milioni di utenti per la TV, 4 anni su internet, in 3 anni l'iPod, Facebook 100 milioni di utenti in 9 mesi. Le app, 1 miliardo di app scaricate da iTunes in 9 mesi. Quindi
Quindi è un mondo che va, velocissimo. La mobilità, quello è il traffico globale su dati di dispositivi mobili. Sempre più noi vogliamo accedere alle nostre informazioni in rete non più attraverso il PC, ma sempre più attraverso tutti quegli oggetti che avete lì, che sono gli smartphone. E questo ha degli impatti che sono molto, molto importanti. Perché tutte oggi le nuove iniziative devono, come dire, prevedere anche l'accesso via mobile. E considerate che se voi disegnate un sito è un conto, se volete un sito che sia accessibile tramite smartphone o visibile attraverso l'iPad è un altro, fare un'app è un'altra cosa. Considerate che Facebook, voi sapete che Facebook si è quotata in borsa? Sì o no? Sapete anche che nei primi 6 mesi ha preso un sacco di schiaffoni? Perché? Secondo voi? Perché aveva sviluppato molto meno la parte mobility, che invece oggi è il fenomeno, il trend più importante che sta crescendo, è quello legato alle app. Quindi loro avevano investito molto meno sulla parte di mobilità. E quindi ora stanno rifocalizzando tutti gli investimenti per rendere Facebook molto più fruibile da mobile. Tant'è che hanno lanciato tanti servizi adesso di recente, come il Messenger, che ti aiuta a comunicare via mobile con le persone. Siamo sempre più ossessionati dalla connessione e dal tempo. Cioè, mediamente, al massimo dopo un'ora ricontrolliamo lo smartphone. Al massimo dopo un'ora. Una sessione media su app dura 1 minuto, quindi immaginate quanto stiamo diventando veramente... Sapete cos'è Snapchat? Snapchat. Chat. È una nuova app. Ne ho scaricata adesso una che mi hanno suggerito. Lo sapete cosa fa? È una cosa che tu ti fai una foto, la mandi a qualcuno, lui la visualizza e poi sparisce. È una delle app adesso, queste sono le app di tipo nuovo. Quindi tu hai, come dire, la garanzia che qualcuno vede quello che gli mandi, ma non rimane. Quindi immaginate, n.000 applicazioni. Poi c'è il sempre, avete letto degli occhiali di Google, che ti consentiranno di rimanere, di essere connesso alla rete sempre, e di darti informazioni in tempo reale mentre tu stai facendo qualcosa. Chi che ha detto tristezza? Tristezza, è vero, eh? Perché se oggi ci pensate lasciate un sacco di tracce. A parte la traccia, ma proprio la vita vera poi dove va a finire? Cioè, vivi completamente immerso nel mondo virtuale, che poi in realtà virtuale non è più. Da un lato, dall'altro? Dipende sempre dall'uso, nel lavoro, nell'attività. Sì, però dare la possibilità di stare connessi 24 ore su 24. Però attenzione, non è qua la possibilità di stare connessi, cioè di avere un oggetto che è connesso significa che consente di scaricare dati e informazioni dalla rete, che potrebbe avere anche delle applicazioni che sono un po' diverse. Cioè qui non... L'occhiale di Google in teoria non è una cosa che consente, che non è che mi serve per andare su internet, no? Mi serve per avere un flusso di informazioni in tempo reale rispetto a quello che io sto vedendo in quel momento. Però potrebbe essere forse anche qualcosa che domani dà la vista a chi non ci vede. Perché ci sono delle persone che hanno perso la vista dopo, e quindi significa che hanno il ricordo delle immagini e possono associare i colori, allora gli occhiali di Google potrebbero essere una cosa che vede e che è in grado poi di tradurre quello che si vede su stimoli che vengono dati al cervello per chi ha già visto i colori. Non so se hai capito quello che voglio dire. Vabbè, no? Quindi là dipende... le applicazioni degli occhiali di Google potrebbero essere, sì, però effettivamente... Però lì dipende da quale tipo di lesione uno abbia subito, certo, per diventare cieco.
Certo. Perché ci stanno, uno diventa cieco a vari livelli, se, se succede qualcosa alla retina, e allora tutti i circuiti cerebrali sono buoni. Perfetto. E quindi lì si può lavorare, però uno può avere anche, può diventare cieco sebbene la retina possa ancora trasmettere segnali al cervello, ma il cervello a livello più alto non li riceve. Questa cosa che lei ha detto non si può fare, assolutamente. Quindi potremmo lavorare noi insieme a un progetto che ha l'obiettivo di prendere gli occhiali di Google e sviluppare un software che consenta alle persone che invece hanno una cecità solo legata alla retina di poter vedere di nuovo? Le piacerebbe? Sarebbe interessante. Visto. Quindi, come vedete, le tecnologie possono veramente aiutare veramente tanto. Fermo restando che condivido comunque questa ossessione di essere sempre connessi, obiettivamente è un po' tosta, insomma, anch'io sto attento, pur avendo strumenti mobili, tolgo sempre un sacco di setting. Ultimo tema è quello delle analytics e dei big data. Considerate questo mondo che è il mondo, abbiamo detto, fatto del prendere le informazioni e renderle fruibili, che non è poco, e da un lato poi avere la capacità di elaborare queste informazioni per trarne delle decisioni. Il mondo fondamentalmente delle analitiche si divide in descrittiva, quindi la capacità di descrivere un fenomeno, e predittiva, quindi la capacità di sviluppare dei software che attraverso delle complessissime elaborazioni statistiche, tipicamente fanno matematici o fisici, consentono di predire alcuni fenomeni. Voi sapete quali sono oggi le professioni più pagate al mondo? Chi sono quelli che trovano lavoro più facilmente? Ingegneri? Chi sono quelli che oggi trovano lavoro più facilmente? Programmatori? E quelli che hanno i lavori, trovano più lavoro velocemente, estremamente remunerativi? Imprenditori, poi? I biologi? I biologi, come stanno essendo? No. Sono i fisici e i matematici. Perché sono quelli che hanno la capacità di sviluppare e di inventare degli algoritmi che consentono di muovere tanti dati. Voi considerate che nel mondo dell'investment banking, quindi delle grandi banche d'affari, quelle che fanno trading e che gestiscono portafogli titoli, ci sono un sacco di matematici e fisici che lavorano sugli algoritmi che vengono utilizzati dalle grandi banche per fare comprare e vendere titoli. Quella dei fisici e dei matematici è una delle professioni, cioè sempre più l'impiego di questo tipo di profili avviene nelle aziende normali, quindi non solo nel campo della ricerca piuttosto che della parte militare, ma anche in aziende che hanno l'esigenza di sviluppare algoritmi che sono estremamente evoluti, quando gli algoritmi sono in grado di darti un vantaggio competitivo. È ovvio che se io sviluppo un algoritmo che più velocemente è in grado di capire qual è il titolo che aumenterà di valore, capite che si crea un vantaggio che è competitivo, insomma. Queste cose che vi ho raccontato non è che sono cose completamente slegate. Queste tecnologie sono fondamentalmente integrate tra di loro, quindi sempre di più c'è una convergenza di queste tecnologie per avere servizi che sono connessi. Connessi significa che sempre di più le offerte che voi trovate sono delle cose che combinano l'accesso via mobilità sul cloud, facendo leva sul social media e grande capacità di fare analytics e big data. Chi c'è? Chi ha Android? Chi è che ha lo smartphone di Android? Lei, giusto? Quindi lei accede a una roba che è come l'Apple Store, immagino, giusto? Quindi via cloud accedo, lì ci saranno dei suggerimenti sulle applicazioni che le interessano
o che potrebbero interessare di più sulla base di quelle che ha già scaricato, e questo viene fatto attraverso i motori di analytics e big data. Avete notato che sempre più per accedere a dei siti o a delle app potete utilizzare direttamente lo username e password di Facebook, quindi anche quello per farvi capire che su social media diventa sempre più la porta d'ingresso anche su altro. E quindi ci sono sempre più servizi che sono connecting. Pensate, la macchina del futuro sarà una macchina che connetterà un sacco di device, come il navigatore satellitare, di servizi di infomobilità, entertainment e quant'altro. Se voi andate nella salute, l'ecosistema dove si vengono integrate le informazioni sul paziente, e queste informazioni vengono prese dall'ospedale, dal farmacista, dal medico di base, a cui possono accedere diversi attori con l'obiettivo di migliorare l'aderenza, cioè il fatto che se c'è un protocollo terapeutico che tu devi, come dire, fare, lo fai veramente, no? Che ti prendi una pillola ogni tanto, poi lo scordi e non guarisci. Quindi i settori su cui si stanno facendo queste grandi integrazioni sono quelli della mobilità, sono quelli della salute, su cui c'erano un sacco di informazioni che sono effettivamente sparse tra n attori. Quello delle città, quelle che si chiamano intelligent city o smart city, perché sono tutti sistemi che aiutano a integrare n.000 cose per garantire la mobilità, una mobilità che sia più intelligente, che riduca i tempi di spostamento e gli impatti ambientali. Tutte le costruzioni e building sempre più hanno dei sistemi che sono estremamente sofisticati, che consentono di massimizzare l'utilizzo della risorsa energia. Sul tema delle acque, la prossima frontiera sarà quella legata alle acque, al risparmio e il riciclo sicuramente dell'acqua, piuttosto che tutti i servizi che vengono forniti poi al cittadino. A Lecce mi sembra che si dia abbastanza avanti, cioè avete anche la bicicletta in sharing, quindi non va bene, no? Perché? Perché? Si paga quanto? A Milano è 50 euro l'anno, vero? Franci? Bike Me è 50 euro l'anno? Il Bike Me a Milano è 50 euro l'anno? Mentre a Lecce... uguale, perché non conta, il fatto che sia piccola non incide su quanto debba costare il servizio al mese, anzi, siccome sono serviti, come? Una persona la usa da casa, si usa poco. Perché si usa poco? Perché non ci sono piste ciclabili? Pochissime strade. Poi? Perché non si usa sto bike sharing a letto? È un fattore culturale, perché tutti hanno abitudine di prendere la macchina, quindi probabilmente quello è vero. Secondo me i turisti le usano tanto queste bici invece. Guarda, quello delle piste ciclabili, io ho fatto l'università a Pisa, andavamo tutti in bicicletta, le piste ciclabili non le abbiamo mai avute, però capisco quello che tu mi dici. A Palermo ci sono un sacco di piste ciclabili, però con i pilastri in mezzo, no? Ci hanno fatto anche un servizio su Striscia la Notizia, che c'è una pista ciclabile che praticamente c'hai i birilli e tu ogni 50 metri scendi, risali e quant'altro, insomma. Però mi ha colpito, adesso ve lo dico, cioè vedere il bike sharing a Lecce mi ha colpito, quindi non date troppo per scontato, perché se lo vedo a Milano me lo posso immaginare, perché è abbastanza evoluta nella mobilità. A Roma è impossibile che ci sia, perché a parte tutta su e giù. A Firenze non so se c'è il bike sharing. Il fatto di avere il bike sharing a Lecce non è poco. Cioè, ve lo dico, perché anche mettere in piedi un sistema di bike sharing non è da poco. I costi 10 euro al mese non, obiettivamente non mi sembra... Conoscete Salesforce.com? Salesforce.com è un'azienda che offre
software a servizio via cloud sulla parte CRM. Sapete il CRM cos'è? La parte che serve per analizzare i dati e le informazioni sui propri clienti, gli strumenti che vengono dati alle reti vendita per vedere se incontrano i clienti e quant'altro. Comunque questa è un'azienda estremamente innovativa che adesso vale 20 billion di dollari, che hanno sviluppato, facendo leva su quei paradigmi che dicevo prima, il cloud, il big data, la mobilità, hanno sviluppato questa suite di software che vengono a servizio, quindi si paga un tot al mese, sempre più le aziende li utilizzano, insomma. Il futuro, chi è che conosce la tecnologia 3D? La racconti? La raccontate per favore ai colleghi e avvocati? Ok, allora, fino ad adesso, diciamo, stampare, voleva dire stampare su un foglio A4 un testo, un'immagine. Adesso invece la nuova frontiera è stampare dei pezzi di materiale composito, resine particolari, in modo che posso fabbricare degli oggetti. Posso farlo da solo, disegnandoli magari io stesso, oppure magari dicendo alle aziende specializzate l'oggetto che voglio, e loro hanno i CAD più particolari, dei professionisti si occupano di disegnare questi pezzi, e poi io compro solamente il progettino fatto col CAD e poi lo stampo da solo in quanti pezzi voglio. Questo chiaramente non si può fare tutto ancora, però ci sono degli oggetti particolari, oggettistica o armi. Sì. Considerate che questa è la nuova, potrebbe essere la nuova frontiera tecnologica, potrebbe essere legata proprio alle stampanti 3D, quindi la capacità che uno ha da casa o in modo distribuito di costruire fondamentalmente oggetti in materiali compositi tipo la plastica e quant'altro. Adesso si stanno facendo dei grossi investimenti su questo tipo di tecnologie, che sono sempre esistite, ma stanno diventando veramente di massa. Oggi una maker boot, una piccola stampante 3D che uno può da tenere a casa, costa sui mille dollari. Quindi questo tipo di tecnologie stanno diventando accessibili veramente alla massa, e quindi uno degli scenari che si ipotizza è che tutto quello che si è creato con il mondo dei social media, no? la capacità di distribuire file, potrebbe diventare anche la capacità di distribuire via rete un file che poi ti consente di costruirti un oggetto. Quindi immaginate questo, che implicazioni potrebbe avere proprio su quello che si chiama la supply chain, cioè quindi sulla necessità di distribuire le cose a destra e a sinistra. Quindi considerate che già oggi esistono dei portali in cui si possono vendere le cose che uno si fa in 3D da solo. In questo momento è più gadgettistica, legata al design e quant'altro, ma nel futuro potrebbero diventare veramente delle tecnologie di massa. Quindi fondamentalmente ci sono le stampanti che consentono di farlo, il laser cut, lo scanner in 3D, che è un oggetto che ti consente di fare la scannerizzazione in 3D di un oggetto e quindi poi col CAD di modificarlo. Quindi parti da una cosa che esiste e te la modifichi come noi. Considerate che sono tecnologie queste che le grandi aziende già hanno. Però immaginate per chi fa prototype, che ha la necessità di fare un prototipo, che cosa significa? Stampante in 3D. Grandi come questi capannoni, vuol dire che tu ti stampi direttamente l'oggetto. Pensatene le automobili, quando devi fare fai il design di un'auto e vuoi vedere effettivamente come ti si riducono tantissimo i costi di sviluppo dei nuovi prodotti. Pensate quanta componentistica oggi c'è di plastica, che uno veramente potrebbe dotare un centro di assistenza, non più di una stampante in 3D che lo stampa fisicamente all'occorrenza. Insomma, le frontiere potrebbero essere veramente diverse. Domande sulle nuove tecnologie? Tutto chiaro?
Quindi immaginatevi un mondo che cambia dal punto di vista sociodemografico, abbiamo visto il ruolo dei nuovi paesi emergenti, il ruolo delle donne, piuttosto che dell'aging, fenomeni quali quelli dei baby. E quindi immaginate, da un lato che ci sono cambiamenti che sono di tipo sociodemografico, dall'altro ci sono dei cambiamenti legati alle tecnologie. Queste cose insieme convergono creando fondamentalmente un consumatore che già oggi e domani sarà completamente diverso. Quindi abbiamo visto che cambia dal punto di vista demografico, sarà sempre più, scusate, cinese, donna e vecchio, sarà sempre più tecnologico. Quindi queste cose insieme cambieranno il dove, il chi consuma dove e il perché. Questa è la sintesi di una ricerca che è stata fatta come Accenture a livello globale. Fondamentalmente avremo tre mondi diversi che sono il networked, cioè il consumatore, è come lei, no? Che vedete, lei ha il suo smartphone, mentre io sto erogando, sente l'esigenza, giusto? Di stare connessa continuamente alla rete, perché... No? Ok. Va bene, quindi ci sono i network, sono quelli che veramente sentono l'esigenza di essere sempre connessi, vogliono partecipare alle cose che accadono e coproducono, quindi acquistano quelle sempre più, vogliono e partecipano al processo di produzione delle cose, dando suggerimenti e quant'altro. Poi ci sono quelli mediamente invece indipendenti, tra virgolette, che invece sentono più l'esigenza di essere distaccati dalle nuove tecnologie. Quando si dice vado in vacanza, voglio andare veramente in vacanza e mi sconnetto, e che cercano sempre più esperienze che sono diverse da quelle della massa. Poi c'è quello che è cooperativo, quello che è un po' più social, un po' più vicino a esigenze di sociali, di sostenibilità, quelli che stanno attenti veramente a quel tipo di cose. Non sono fenomeni contrastanti, sono le grandi mappe di come stanno diventando le persone e per i cambiamenti sociodemografici che abbiamo visto e per il ruolo delle nuove tecnologie. Quindi fondamentalmente un gruppo di consumatori che vogliono sempre più far parte di un network, un gruppo di consumatori che invece vogliono sempre più ritagliarsi la loro esperienza da sola, un gruppo di consumatori che invece sempre più vogliono condividere e vogliono partecipare alla collettività. Ci sono ovviamente dei settori che rispetto a questi consumatori che vedete saranno fortemente impattati, quindi tutto il mondo dell'alimentazione, tutto il mondo dei cibi biologici, dei centri di benessere, tutto quello che è legato al mondo dell'e-commerce, che non è che più gadgetistico, ormai l'e-commerce ci sono aziende che fanno business soltanto online, tutto quello che è il mondo legato al benessere piuttosto che ai viaggi, al turismo e quant'altro. Quindi ci sono dei settori che cresceranno di più e che saranno veramente guidati da come si stanno cambiando questi signori. Sapete cos'è la gamification? Ti avete fatto caso che il gaming, cioè il fatto di farci giocare, sempre più diventa una cosa importante. Quando io vi ho chiesto a tutti, avete... Chi è che ha la console qui? Nessuno, vero? Chi c'ha Razzle? Quindi non è che non si gioca più, anzi, si gioca molto più di prima, però sono gli oggetti che oggi abbiamo che sempre più ti danno la possibilità di fare gaming.
E il gaming è un fenomeno che è pazzesco. Qualcuno c'ha l'app dei puffi? Avete notato che sempre più sono le app che ti regalano il gioco gratis, poi se vuoi l'arma la compri o aspetti, fai fatica, no? Per andare a livello successivo, oppure ti compri pagando tutte quelle cose che ti aiutano a superare i livelli. Il mondo delle televisioni si stanno revitalizzando, cioè il device fisico, televisione era un device che è rimasto bene o male sempre lo stesso per 20 anni, forse 30. Cioè io avevo un Radio Marelli che mio nonno mi aveva regalato nel lontano 79, che era una televisione 28 pollici. La tecnologia è rimasta sempre la stessa per quanto? Per 30 anni. Se voi chiedete ai vostri genitori mediamente ogni quanto cambiavate la televisione, cosa vi rispondono i vostri genitori mediamente ogni quanto la cambiano la televisione? 10-20 anni. Oggi la televisione mediamente ogni 3 anni si cambia. Perché? Perché le nuove tecnologie hanno rivitalizzato la televisione. C'è un settore che sembrava abbastanza tradizionale, dove niente poteva accadere, dall'avvento non tanto dell'LCD, schermo piatto a schermo a tubo catodico, no, ma il passaggio è stato la capacità di poter connettere le televisioni alla rete in modo veloce, e quindi la televisione sta diventando che cosa? Un portale d'ingresso al mondo della rete. Sempre più avremo integrazione uomo-macchina, quindi la possibilità dell'uomo di interagire con la macchina. Voi pensate che la Wii per alcuni magari è una cosa normale, però quando è nata è stata abbastanza veramente rivoluzionaria, perché tu stavi lì contente, le mamme perché usavano la Wii Balance, scusate, le donne, contente le mamme perché erano contenti che i bambini non giocavano ma facevano attività fisica, e tipicamente dopo mezz'ora, 40 minuti si fermavano, quindi non ti crea dipendenza perché fai sforzo fisico e quindi poi ti stanchi, e se non ti stanchi stai facendo sforzo fisico. E quindi adesso tutte queste tecnologie aiutano sempre di più l'integrazione uomo-macchina. Voi considerate che quella tecnologia che avevamo visto prima, la brain control, sapete quello? Quelli che hanno il casco che consente alle persone disabili di poter comunicare, loro erano andati in Silicon Valley, hanno incontrato le EA Sports, che è una delle grandi case che produce videogiochi. La prima cosa che mi hanno detto è: usiamo questa tecnologia nel gaming. Perché effettivamente, infatti vedete anche il video che abbiamo visto prima, si vedeva loro che con la tecnologia assistiva controllavano un drone. Una cosa importante, vera, abbiamo visto dei trend, abbiamo visto che l'impatto delle tecnologie sta creando un consumatore che è estremamente diverso. Ricordatevi che nei paesi emergenti i ricchi sono i più giovani e quindi sono i più digitali, che però l'utilizzo poi effettivamente di queste tecnologie è diverso da paese a paese. Quindi considerate che i paesi emergenti sono molto più avanti rispetto ai paesi maturi. Ok? Perché questo? Perché i nuovi che stanno entrando nel mercato di consumo sono tutti giovani, che quindi per definizione sono già più digitali, ma sono anche quelli che hanno maggiori capacità di spesa. Quindi molto più attivi gli utenti e i consumatori in Brasile, in Cina, di quanto non siano in Germania o Stati Uniti. Un altro paese molto avanti nell'utilizzo delle nuove tecnologie, per esempio, è la Turchia. Considerate, la Turchia è un paese con 80 milioni di persone, molti giovani. Quindi le tecnologie mobile in Turchia
sono molto più evoluti in Turchia nell'utilizzo delle tecnologie mobile di quanto non siamo nei paesi più maturi. Piuttosto che... Com'è? Il paese con il maggior numero di giovani al mondo, cioè l'età media in Turchia è 28 anni. È il paese più giovane al mondo. Per questo io non sono così convinta che quello stia accadendo sia così drammatico. Non penso che abbia la forza di cambiare i trend economici. Vedremo. Quindi... Riepilogo dei trend osservati, adesso interrogazione. Chiara, qual è stato il primo trend che abbiamo osservato? Diamo il telefono. Adesso vi interrogo, eh. Primo trend sociodemografico osservato. No, 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 lei stavi dicendo, era Golden Market, che significa? Era, riguarda le risorse. I paesi in crescita. Il secondo? L'invecchiamento. Il terzo? Il quarto? Green. Poi abbiamo visto quattro cose tecnologiche. Qual era la prima? Vabbè, ditemela anche non in ordine. Qual erano? Cloud. Cloud. Social media. E poi? Ok, analisi. Poi faccio quella più difficile. E quei tre consumatori diversi, quali sono? Mm? Sì, però spiegami che vuol dire, cioè, Ok. Tipo lei che non ha Facebook, cioè, adesso facciamo esempi, ok. Poi c'erano cooperation, non lo so. Cooperative, ok, che sono quelli che? Che cercano di cooperare, però non mi... Pensano alla qualità della vita e cercano di, come dire, contribuire alla società. E poi... No, che comuni, no. Poi c'è un networked che sono... I sempre connessi. Sempre connesso che vuol dire? Però non è un problema solo del sempre connesso, è uno che... È molto attento alla tecnologia. No. Networked, chi è? Che abbiamo detto? È colui che è connesso, ma che è connesso in modo passivo o attivo? Attivo. Quindi compra cosa? Esprime dei giudizi. Partecipa. E partecipa al processo di decisione. Sono quelli che mettono il commento su... Chi usa TripAdvisor? Ecco, vedi l'esperienza? Metti i commenti su TripAdvisor? No, tu non le metti. No, lei non li mette. Guarda, l'ho già inquadrata. Lei non li mette. Lo usa tanto, ma non li mette. Tu ce li metti. Hai visto? Ecco. Che tutto è networked. Lei è experiential. Mentre facciamo il cooperative. Quindi molto attento ai temi di sostenibilità, molto attento ai temi del benessere. Far qualcosa anche per la collettività. Quindi, in sintesi, multicolor world, quindi da ora in poi, se qualcuno vi chiede, oh ma il mondo cambia, sì, e come cambia, voi dovete dire, diventa multicolore. Quindi multicolor, colori dell'oro, del grigio, del rosa e del verde. Le tecnologie emergenti, che sono queste, una cosa importante qui, vedetele sempre connesse, cioè non sono cose che vivono tutte distintamente, poi tutti questi oggetti insieme si combinano e danno luogo a consumatori che sono diversi, poi al di là del come si chiamano, vedete sempre che c'è uno che vuole partecipare alle opinioni che si formano,
L'altro che invece è uno che vuole, tra virgolette, magari attingere delle informazioni ma vuole vivere delle esperienze che sono diverse, l'altro che vuole integrarsi rispetto alla propria collettività e comunità. Quindi se tutto questo è vero, cosa bisogna fare negli ultimi 5 minuti che ci sono rimasti? Se tutto questo è vero, cosa bisogna fare negli ultimi 5 minuti che ci sono rimasti? Capire come monetizzare? Cambiare lavoro? Cambiarvi? Networking, poi? Allora, io da qui non vi faccio uscire oggi, ve lo dico, se non vedo che c'è almeno un trasferimento dei vostri contatti, come dire, almeno la metà, il 75% di voi si deve scambiare dei riferimenti, potrei al massimo potrei capire che non lo fa lei perché non è su Facebook, abbiamo capito, però allora... Veramente importante, ve l'ho detto, appena abbiamo iniziato, qua ci sono delle iniziative quadrifoglio che hanno bisogno di qualcuno che gli dia una mano su aspetti di business, perché non ci capiscono niente di numeri fondamentalmente, quindi se qualcuno li aiuta a fare un business case si vince, così ma chiacchiera mentre si è a pranzo e quant'altro. Ci sono un sacco di legali che non trovano lavoro, non trovano lavoro. Quindi se voi, quando sviluppate i vostri software, che poi tu devi mettere il disclaimer sulla privacy, magari se vi confrontate con loro, no? Provateci, ve lo dico perché così, perché tanto sono poche cose quelle che vi servono per cominciare. Quindi non abbiamo ancora finito, perché io ancora lo speech non l'ho finito. È chiaro che stiamo vivendo in un mondo che ha ad alta volatilità, che la Turchia, che fino a 3 mesi fa sembrava essere uno dei posti più in crescita del mondo, vero Franci? Adesso è uno di quelli, dei paesi che preoccupano di più, che la Cina, che si pensa che stava crescendo, adesso non si sa, che negli Stati Uniti si pensava che si erano ripresi e invece nulla, che in Italia, vuoi non vuoi, continuiamo a... Guardate, voi conoscete la Kodak? Cos'è Kodak? Fallita, ma lo sapete, ma se voi chiedete sempre ai vostri genitori, scusate, cos'era Kodak? Loro, se gli dite, lo sai mamma, la Kodak è fallita, quelli non ci credono. Sapete cos'è Blockbuster? Che cos'era Blockbuster? Io lo chiedo magari a quelli che hanno un po' più vicini a quelli intorno ai 35, cioè... Si sono svoltati la vita con Blockbuster, cioè andavi lì, sì è vero che pagavi ste 10.000 lire, quelle che, ma tu andavi lì, ti prendevi sto film, te lo guardavi per 4 giorni, lo davi agli amici, andavi lì, ti compravi, a qualsiasi cosa ci andavi, ti prendevi il 4 salti in padella, ti avevano risolto la vita, fallita. Sapete chi è AOL? American Online, sono i primi che avevano annunciato le connessioni via internet, fallite. Sapete cos'è la Palm? La Palm è quella, la prima che ha fatto il palmarino, che era un affarino così, che sembrava una bella calcolatrice, ci mettevi tutti gli appunti, l'agenda, lo sincronizzavi. Fallita. No, HP, no, infatti è diventata, è stata comprata da HP. Ok? Questo è un grafico molto carino che fa vedere... la spesa in pubblicità su media tradizionali come giornali. Voi vedete che è sempre cresciuta. Quando è arrivata la new economy, quindi si è cominciata a sviluppare internet, come dire, c'è stata una prima decrescita, dopodiché è arrivata la bolla della new economy, quindi tutti hanno pensato effettivamente che questa new economy era una mezza bufala, ed effettivamente per qualche anno ha tenuto. Dopodiché, guardate cosa è successo, puff. Ecco, questo per dirvi che in 5 anni hanno perso praticamente la crescita che avevano fatto in 50 anni.
Quindi questo vi fa vedere che è tutto estremamente volatile e hanno preso una piega dove non torneranno più indietro. Ci sono aziende che però rimangono sempre tra le migliori a livello globale, quindi nonostante passi il tempo riescono sempre a rimanere avanti, e non sono solo quelle, diciamo, tecnologiche come la Apple, la Google, ma ci sono anche aziende di settori tradizionali. Conoscete la Procter & Gamble? La conoscete tutti? Che fa? Cosa? Shampoo, balsami, saponi, poi? La Gillette, la Duracell, fa parte del gruppo Procter & Gamble. Gelati? Gelati? Detersivi? Il Dash? Johnson & Johnson, la conoscete? Quindi settore, allora, quindi questo qua è il settore largo consumo. Johnson & Johnson, la conoscete? Che fa? Come? Shampi. Poi, farmaci. Conoscete la Janssen? È l'azienda del gruppo J&J che si occupa di farmaci innovativi oncologici. J&J Medical è un'azienda che produce stent, valvole, roba che comunque è un gruppo conglomerato nelle scienze. Chi è che conosce General Electric? Tutti, anche perché vanno, hanno un patolavio che conoscete, no? Qua. Va bene. American Express, chi la conosce? Che fa American Express? Solo? Settore dei financial services, carte di credito, viaggi e quant'altro. Sono tutte aziende che rimangono sempre lì, continuano a crescere perché si reinventano continuamente. Cercano di essere agili. Cercano di essere agili. Questa è troppo complessa, la salto. Solo per dirvi una cosa importante, considerate che sempre, diciamo, nei modelli tradizionali dove non ci sono le tecnologie, ci sono dei costi fissi che sono molto grossi e importanti, che sono sia lato quelli che mi servono per produrre qualcosa, ma anche quelli che mi servono per commercializzare e distribuire. Quindi tipicamente siamo cresciuti in un mondo che si, come si dice, blockbuster driven. Sapete cosa significa blockbuster? Perché la catena si chiama blockbuster? Sono i film che fanno un sacco di incassi. Quindi blockbuster sono tipicamente prodotti che sono gli stessi a livello globale su cui si fanno un sacco di soldi. Quindi il modello, se volete, blockbuster è quello che si contrappone al modello, diciamo, di nicchia. Quindi lo stesso brand, lo stesso prodotto, uguale per tutti i consumatori a livello mondo, su cui ci faccio un sacco di soldi. È un modello che è cresciuto anche perché i costi fissi è per produrre qualcosa, è per promuoverlo, è per distribuirlo. Non pensate che conquistarsi lo spazio all'interno del supermercato sia una cosa semplice. Ha sempre fatto sì che convenisse produrre poche cose da grossi volumi. Grazie all'avvento delle nuove tecnologie che hanno fondamentalmente abbassato drasticamente il costo di distribuire le cose, voi pensate alla musica. La musica prima cos'era? Un oggetto fisico. Quell'oggetto fisico doveva andare in un negozio e quindi non è che tutti si potevano andare a conquistare quello spazio dentro quel negozio. E anche io, commerciante, se devo decidere tra avere 50 titoli da esporre fisicamente, preferisco avere quei 50 titoli che mi fanno vendere di più. No, non è che quello spazio per farne vedere 50 lo utilizzo per cose che non metto. Da quando sono arrivate le nuove tecnologie, il costo si è drasticamente ridotto. Voi sapete quanto costa tenere sulla nuvola una singola canzone? Sapete quanto costa? Zero. Zero. Perché i costi di elaborazione delle informazioni si dimezzano ogni anno e quindi tendenzialmente diventano zero. Quindi è zero il costo della singola canzone tenuta sull'Apple Store, è zero. Quindi sulla singola canzone da un euro si guadagnano dei soldi. Quindi grazie alla digitalizzazione lavorare sulle nicchie diventa profittevole.
Voi lo sapete quanto costa mettere in piedi su un sito di e-commerce oggi? Quanto costa? Che qualcuno fa e-commerce? Quanto costa? Io non ho 3.000, quanto i 1.500 non le vedi mai come sbaglio. Quanto, 1.500 cosa? 1.500 billion? Cioè quindi io con 1.500, se io ti do 1.500 euro tu mi consenti di vendere online il mio prodotto, giusto? Con 1.500 euro lui mi consente di mettere online il mio prodotto. Quanto costa un conto corrente business in Unicredit? 20 euro al mese? Col POS virtuale. Quindi io con 1.500 euro che do a lui per mettere in piedi la vetrina e il carrello, 20 euro al mese che do a Unicredit che mi dà il POS virtuale da mettere sul mio carrello, ho già fatto l'e-commerce. Quindi immaginate che i costi di distribuzione, quindi, anche qui sono abbattuti. Quindi anche le nicchie diventano profittevoli. Questo si chiama coda lunga, legata al fatto che i costi, le tecnologie hanno consentito di abbattere notevolmente i costi. I costi, i costi. È una realtà che già esiste, perché se lo vedete nel settore, l'esempio della musica è eclatante. Prima si comprava un CD, oggi si compra la singola canzone. Questo ha rivoluzionato completamente il mondo della musica. Ha rivoluzionato completamente. Oggi i cantanti come fanno profitti oggi? Come fanno i profitti oggi? Con i concerti. Ha rivoluzionato completamente il mondo della musica. Si fanno tante più canzoni, meno CD, album, basta, finite. Quegli album da 30 canzoni sono finiti. Massimo ne faccio 7, ce ne metto una nuova e 6 recuperi. Perché questo. Nel settore delle scienze della vita sempre più si parla di medicina personalizzata, non si parla più di un farmaco in oncologia che prendi quella pasticca e ti risolve. No, quella pasticca va bene a fronte di quel problema, a fronte di avere diagnosticato in te una cosa specifica legata a un mutamento di un gene, di tutta la genetica che sta aiutando ad andare con la medicina personalizzata. Quindi oggi ci sono delle patologie chiamate orfane, che prima non avevano nessun rimedio, che oggi hanno dei rimedi, grazie alla combinazione tra la capacità di analizzare i geni, quindi la genetica, e di le biotecnologie che consentono di andare a identificare dei trattamenti che sono estremamente focalizzati per la singola persona. Oggi non c'è più il cancro al seno, c'è il cancro al seno nella specificità X, Y e Z, e nel caso che ci sia una cosa specifica si guarisce, punto. Quindi è sempre, anche la medicina sta diventando sempre di più personalizzata, e ci sono aziende che fanno investimenti sempre più grossi sia nella capacità di diagnostica, quindi con l'obiettivo di avere un marcatore che ti consente di andare a tracciare il fatto che c'è un problema e la terapia che poi ti serve per risolvere quel problema. Abbiamo visto prima i global trends, quindi grandi fenomeni che impattano mediamente tutti, poi ci sono quelli micro, che sono nicchie specifiche che tipicamente vanno a incidere sul 5% della popolazione. È un fenomeno che è nato negli Stati Uniti, che veniva utilizzato per, in politica, quando si parla del 5% di una popolazione come l'Italia, parliamo di quante persone? Siamo 60 milioni, 6 milioni di 300.000, 300.000 non è poco, è già una bella nicchia su cui si fanno un bel po' di profitti. Questo è un bel libro in cui ce ne sono alcuni, tra cui i Mancini, ve lo dico per ultimo i Mancini, le coppie pendolari. Voi lo sapete che quello delle coppie pendolari è un trend in crescita. Cosa sono le coppie pendolari? Quelle coppie che vivono separatamente tutta la settimana, uno di qua, uno va a lavorare da una parte, uno dall'altra, e si ritrovano. Le donne single è un fenomeno stra in crescita, perché l'incidenza dell'omosessualità cresce soprattutto sull'uomo, arriva fino al 10 e non sulla donna arriva al 5, perché c'è quello che si chiama
l'effetto testosterone, tale per cui sono più gli uomini che muoiono nella giovane età che non le donne, perché quando si è giovani, mediamente, l'uomo è un po' più scalmanato e quindi è statisticamente più probabile che muoia per un incidente di quanto non accada alla donna. Quindi sta di fatto che oggi ci sono sempre più donne single. Se uno va negli Stati Uniti, va a New York, mediamente si accorge di un fenomeno che è veramente, veramente forte, con tutto quello che questo implica. I nemici del sole, quindi le persone sempre più attente alla luce, anche perché ci sono delle patologie tumorali, cancro della pelle, che sono fortemente in crescita, quindi con tutta la campagna stata dal buco dell'ozono, sono sempre più persone che stanno veramente attente a questi fenomeni. I vegani, sapete che sono i vegani? Chi è vegano qui? Chi è vegetariano? Nessuno? Comunque, anche quello dei vegetariani è un fenomeno in crescita. Magari non qui, ma a Milano è... Anche qui, no, a Milano... Sì, perché è molto cool, è molto fashion. I medici fai da te, quindi quelli che sempre di più, come dire, cercano di curarsi da soli, piuttosto che vanno su internet e trovano dei rimedi, e poi quando vanno dal medico... gli vanno a dire loro al medico che cosa devono fare, il medico si incavola fondamentalmente. Zoomaniaci, quello che vi dicevo prima, negli Stati Uniti ormai sono più animali domestici per famiglia che bambini. E poi i mancini, che abbiamo detto, stanno crescendo, fondamentalmente per due motivi. Il primo è quello che diceva Chiara, che siccome mentre prima veniva quasi pensato come una patologia, allora i bambini si correggevano da piccolo con lo spillo, perché la sinistra è la mano col diavolo. Quello è un motivo. L'altro motivo è che siccome sempre di più, e siccome la probabilità che ci sia un mancino cresce quando c'è un parto gemellare, cresce, siccome oggi crescono l'incidenza dei parti gemellari è estremamente in crescita, questo è il motivo per cui stanno crescendo i mancini. Il perché crescono i parti gemellari è perché sempre di più si fa magari riferimento alle tecnologie riproduttive assistite, e quindi il fatto che siano più gemelli è legato a questo, no? Quindi i mancini, anche perché quando sono dentro, cioè insomma, stanno vicini e quindi difficilmente riescono a fare la stessa cosa. Insomma, nei gemelli mediamente uno che può venire mancino statisticamente più probabile. Considerate che il mancino c'ha delle... Chi è mancino? Uno, due? E in famiglia c'è qualche altro mancino? No. Considerate che il mancino è uno che oggi non trova ancora tutte le risposte, eh? Ma voi immaginate le forbici, eh? Immaginatevi anche il device, i tasti dove sono. Ecco, e non esiste in Android, e tu quando invece vorresti fare così, tu vorresti fare pure così? Quindi immaginate che tutta la gadgettistica oggi è fatta più per il non mancino, per il destro. A scuola? Stavi lì e ti battevi il braccio con il compagno, però su tante cose ce n'è, a voglia. Quindi quello è un trend che... Allora, visto che siete mancini, vi consiglio anche di intercettare. Per esempio, quella dello smartphone mi sembra una cosa... Ma perché hai Android? Perché se vai su Apple c'è la configurazione che ti dice mancino e te lo cambia, te lo mette al contrario. No, non è vero, scherzo, eh. Va bene, abbiamo concluso, basta. Questo sono io, grazie per l'attenzione, scusate, abbiamo sforato di 15 minuti. Ci sono domande adesso? No, sei un quarto.
Io lo sapete come finisce, che tutti zitti, dopodiché tutti, mentre io rimango qui e poi uno a uno viene qualcuno, mi fa la domanda. Quindi se avete delle domande, fatele davanti a tutti, che magari aiutano tra di voi. Cosa si sono portati a casa i nostri avvocati che fanno management dell'innovazione da questo intervento di oggi pomeriggio? Come? Perché? E diventare sempre più un consulente aziendale più che un legale. Poi? Vi posso dare un consiglio pratico per avvocati? Io la mia compagna è un avvocato, quindi ci litigo dalla mattina alla sera. Un mondo che è fatto così, sempre più connesso, in cui tutti abbiamo molto meno tempo, in cui vogliamo accedere alle informazioni pratiche, vere e veloci, secondo me uno degli spunti che darei alla pratica è cominciare a semplificare il linguaggio che viene utilizzato, perché è incomprensibile. Quindi se vi posso dare uno spunto vero, voi pensate a Twitter, 140 caratteri, ecco, voi dovete essere in grado di emettere un parere con 140 caratteri. Il giorno che ci riuscite voi fate molti più soldi, ma veramente tanti, perché a quel punto si moltiplicano le richieste che si fanno agli avvocati. Ci sono le tecnologie, per alcuni settori hanno avuto anche la capacità di aumentare i volumi. Quando si faceva, io ho lanciato tante iniziative di trading online, e uno faceva sempre dei business plan che era, vabbè, se uno a sportello fa 3 operazioni, poi quando va su internet farà 3 acquisti. No, la tecnologia aiuta a... Se mi aiuta a essere più veloce, può anche moltiplicare il numero di volte che io lo faccio. Quindi se il giorno che trovo un parere legale espresso in 140 caratteri, allora forse ne chiederò, potrei chiedere anche di più. Quindi questo è uno spunto pratico per voi, che non è difficile, semplice, lo capisco, però è tosta. Anche perché quei 140 caratteri sono sempre dei rimandi all'articolo, ipse, cioè... lo so, infatti... Questo è... E secondo me ce n'è tanto, per voi, ma tantissimo. Veramente tantissimo, c'è un sacco di settori che stanno emergendo dove ci sono veramente tante complicazioni di tipo legale, ce ne sono tante, però uno come lui, che è abituato a fare una schermata con 3 stringhe di codice, non lo so, adesso sto estremizzando, cioè poi, come dire, si vuole interagire con persone che hanno la stessa capacità di essere sintetici, a volte con la professione legale un po' uno ci si perde, non si capisce se lo fanno perché si vogliono generare del da fare oppure perché effettivamente, però su questo secondo me è uno stimolo, secondo me il manager dell'innovazione nel legale ha voglia, Sempre, 140 caratteri, Twitter, guarda, prendete quello di riferimento, 140 caratteri, poi dietro, qua ci avevamo la fisica che dice, cosa hai imparato oggi? In Brasile. Lavorare in Brasile, va bene. Per Fiat, va bene. L'agribusiness? Noi faremo rete e ci utilizzeremo tutti loro per acquisire maggiori conoscenze. Biologia esperienziale? Stiamo facendo... Sicuramente essere più connessi a livello di differenti capacità e aree, lo stiamo facendo a biologia, stiamo cercando di fare un'associazione che raggruppi le differenti capacità e quindi riuscire a essere più presenti anche nel mercato, perché è un grosso problema, soprattutto per chi è all'università, fare il passo dall'università a poi il mondo del lavoro o del mercato ancora di più. Quindi stiamo studiando cose che servono e ci stiamo organizzando. E questo è la discussione di oggi, sicuramente nel profilo. Gli informatici che hanno il futuro tra le mani? Utilizzare l'Italia solo come nicchia e poi prima possibile
non fuggire, però insomma, internazionalizzarsi. Vediamo dietro che c'è qualcuno che ha un po' più di esperienza. Beh, rispetto a tutti noi. Mi ha fatto piacere anche vedere l'unità nell'Università del Salento, secondo me ci sta una notevole capacità di almeno di stimolare le persone a fare cose interessanti. Per esempio mi interessa molto la collega che si occuperà di progettazione europea, che credo che da questo incontro abbia potuto prendere molti spunti, perché ultimamente mi sono occupato di progettazione europea e mi sono dovuto scontrare con quasi tutte queste situazioni qua. Io sono ingegnere e sinceramente la forma mentale dell'ingegnere è diversa da questo che ti viene richiesto, che invece è importante. E con me ha lavorato un fisico che ha dovuto fare esattamente le stesse cose e lui ci ha avuto molta più difficoltà, diciamo, no? Quindi ecco, questo tipo di cose secondo me sono molto importanti, perché ormai qualunque cosa facciate, anche se fate un'associazione, io ne ho fatte tante di associazioni, dovete comunque farla valutando pure queste cose, qualunque cosa facciate, veramente. Anche le associazioni, che possono essere un network per fare massa critica o fare gruppi di pressione, eccetera, eccetera, devono comunque basarsi su una proposta che possa essere, diciamo, confortata da quello che è un'analisi su questi fattori. Bene, io vi porto la mia esperienza personale. Io mi occupo di consulenza, quindi dal 98 gestisco progetti per clienti più o meno grandi, erano prima le banche, adesso sono le aziende farmaceutiche. E 98 siamo nel 2000 e considerate che sono cambiate veramente un sacco di cose. Se riesco ancora a surfare, tra virgolette, l'onda dell'innovazione, fondamentalmente lo devo a tre cose. La prima è che continuo a studiare, punto. Cioè, pur essendo professionalmente, potrei dire sono arrivato, no, io continuo a studiare, io la sera ancora leggo, io vado in libreria e compro libri e li leggo, uno. Due, non perdo mai occasione di venire a fare un intervento in un posto così, anche se lontano, a incontrare persone giovani come voi, perché sono quelli che mi portano qualche stimolo nuovo. Punto tre, io gestisco team di persone che sono diverse. Io ho team di persone e mi piace mixare, Francesca lo sa, no? Che io sono poi uno che forse si diverte un po' troppo, quindi ho un team che è fatto, ho degli ingegneri, io ho un background di tipo economico, poi mi sono appassionato adesso dei fisici e quindi nel team metto le persone fisiche, quindi la diversity. Quindi la gestione della diversity, continuare a studiare, perché non si arriva mai, e avere sempre, l'orecchio aperto a quello che dicono, tra virgolette, un po' le persone, un po' che ancora rimangono più nel mondo universitario, aiuta tantissimo. Questo ve lo dico, è una roba che ancora regge, può essere che da domani cambio mestiere, però va bene, Massimo dovrà fare lo speaker tutta la vita. Grazie a tutti.